Oggi vi voglio parlare di quella che ritengo essere l'opera più bella della letteratura italiana e l'opera che più mi ha appassionato nel tempo, negli anni. L'ho riletta tantissime volte e continuo a rileggerla ogni tanto, giusto per rinfrescarmi la memoria, per divertirmi un po'. E sto parlando dell'Orlando Furioso di Ludovica Ariosto, che è un poema epico, sterminato, vastissimo, complicatissimo, scritto 500 anni fa. E tant'è vero che qualche anno fa si celebrava il 500° anniversario della pubblicazione e quindi per l'occasione io l'ho riletto allora, ma l'ho riletto anche di recente. Non so dirvi quante volte l'ho letto perché non ho tenuto il conto, ma ogni volta è come se fosse la prima volta. Per me è sempre un piacere. Ritengo che sia una delle opere più belle, per me la più bella in assoluto della letteratura italiana perché è vastissima, unisce al suo interno un sacco di temi diversi. È ricca di fantasia, di immaginazione, ma presenta anche delle interessanti riflessioni dell'autore, di Ariosto, su vari aspetti della vita, del mondo, della società anche, ma soprattutto del comportamento degli uomini. Quindi è veramente un'ottima opera per avere un affresco proprio della società e soprattutto mostra quella che era forse la società rinascimentale. L'opera, come sapete, parla delle vicende dei cavalieri di Francia, i paladini di Carlo Magno, nella battaglia contro i Mori, quindi i Saraceni, guidati dal re Agramante. E questa battaglia si svolge in diverse regioni, soprattutto in Europa, ma in parte anche in Africa e in altri stati. Al centro delle vicende ci sono soprattutto i paladini di Francia, in particolare Orlando, che è il più forte dei paladini di Francia ed è anche nipote di Carlo Magno, ma ci sono anche altri personaggi, ci sono Ruggero e Bradamante, che sono una coppia da cui originerà poi tutta la casata degli Estensi, presso cui dimorava Ludovica Ariosto, e qui è dedicata l'opera. Quindi, in particolare, c'è un fine celebrativo che è quello di ricondurre addirittura la famiglia degli Estensi di Ferrara a degli antichi, insomma, delle stirpi antiche e molto nobili. Ma poi c'è la follia di Orlando, quindi Orlando, il paladino più forte di tutto l'esercito di Carlo, impazzisce per una delusione d'amore, per gelosia, e diventa pazzo, e da qui il titolo, Orlando Furioso. Quindi è un'opera in cui si vedono sia il valore eccelso dei cavalieri, ma anche i loro aspetti forse più oscuri, più umani, la pazzia in particolare. Ed è meraviglioso perché dal momento in cui entra in gioco la pazzia di Orlando, le vicende cominciano a degenerare. Non che non lo fossero già da prima, per intenderci, le vicende sono sempre oltre esagerate in quest'opera, sono iperboliche, però la follia di Orlando è qualcosa che sconvolge tutta la trama dell'opera e da lì in poi evolve in maniera diversa. L'opera si compone di 46 canti, sono canti anche abbastanza lunghi, più di 100, a volte 150, non versi, 150 strofe, che sono ottave, quindi insomma strofe di 8 versi endecasillabi, quindi globalmente l'opera è molto grande, molto massiccia, quindi la lettura di quest'opera può essere molto impegnativa, richiede molto tempo e anche difficile perché a volte ci sono molte metafore, ci sono vicende che si intrecciano in maniera molto complicata, quindi è un'opera davvero impegnativa per tanti versi, però è anche piacevole perché lo stile è molto vivace. Che è coinvolgente, il ritmo è sempre abbastanza sostenuto, tranne in alcuni canti che sono più noiosi perché raccontano magari, per esempio, descrizioni dei vari cavalieri, dei vari schieramenti negli eserciti, oppure vicende secondarie a cui uno magari non interessa molto. E poi c'è i canti più prettamente celebrativi, quelli in cui Ariosto, diciamo così, cerca di appunto nobilitare la famiglia degli Estensi di Ferrara, raccontando le vicende dei presunti predecessori, che sono di solito insigni cavalieri o dame del passato. Comunque, a parte questo, diciamo che l'opera, secondo me, è molto ben bilanciata tra momenti di azione intensa, cioè molto come dire, frenetica e molto accesa, ecco, a momenti invece di più rilassati, quasi bucolici, e poi ovviamente c'è tutta la storia d'amore dei vari personaggi, quindi ci sono diverse coppie che si incontrano e si scontrano, ci sono tutte queste vicende umane. La follia di Orlando, che sarebbe il tema principale, si presenta nel canto 23, che è proprio il canto centrale,
Ed è significativo perché da lì in poi, come ho detto, le vicende vengono modificate, insomma, evolvono in maniera diversa. Quindi io oggi voglio fare questo tentativo in un video che spero non sia troppo lungo, però purtroppo non posso prevederlo a priori. Cercherò di offrirvi quelli che sono, secondo me, alcuni dei passaggi più emblematici, più affascinanti dell'opera, per varie ragioni, sia perché sono funzionali per capire lo svolgersi delle vicende, ma anche perché suonano bene, sono veramente esempi notevoli della poesia, della capacità poetica di Ariosto. E quindi comincerei a citarveli. Allora, comincio ovviamente dal canto primo, dove c'è come si dice, l'incipit che presenta l'opera, e lo conoscerete benissimo, quindi ve lo leggo tutto. Le donne e cavalier, l'arme e gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto, che furo al tempo che passò i Mori, d'Africa al mare, e in Francia nacquer tanto. Seguendo l'ire, giovanil furori, da Gramante l'Orrie, che si diè vanto di vendicar la morte di Troiano sopra Recallo, imperator romano. Dirò d'Orlando in un medesimo tratto, cosa non detta in prosa mai né in rima, che per amor venne in furore, e matto, l'uomo che si saggio era stimato prima. Se da colei che tal quasi m'ha fatto, e il poco ingegno ad orador mi lima, me ne sarà però a tanto concesso che mi basti a finir quanto promesso. Quindi qui Ariosto dice che parlerà ovviamente di vicende di dame e cavalieri, di battaglie, ma anche di storie d'amore, e soprattutto il tema storico che sta alla base è la battaglia, appunto la guerra tra Carlo Magno e i Mori d'Africa. Però parlerà anche di Orlando, ovviamente, che era il più grande paladino di Francia, ma che per amore divenne matto, divenne pazzo, e aggiunge, se da colei che tal quasi m'ha fatto, me ne sarà però tanto concesso. Colei che tale m'ha fatto sarebbe la donna amata da Ariosto, che lo sta portando alla pazzia, così come è impazzito Orlando. E continua: Piacciasi, generosa Ercule a prole, ornamento e splendor del secol nostro, Ippolito, a gradir questo che vuole e darvi sol può l'umil selvo vostro. Quel che io vi debbo posso di parole pagare in parte ed opera d'inchiostro. Né che poco io vi dia da imputar sono, che quanto io posso dar tutto vi dono. E qui comincia la dedica ovviamente a Ippolito, Ippolito d'Este. Voi sentirete fra i più degni eroi che nominar con laude m'apparecchio, ricordar quel Ruggier che fu di voi e dei vostri avi illustri il ceppo vecchio. D'alto valore e chiari gesti suoi vi farò udir se voi mi date orecchio e vostri alti pensier cedino un poco, sicché tra loro i miei versi abbiano loco. Qui Ariosto molto umilmente dice: vi narrerò anche di dove proviene la vostra stirpe nobile, in particolare di Ruggero e Bradamante, di cui non viene menzionata, ma comunque ci sono anche Bradamante, e dice un po' così, in maniera poco onesta, secondo me, sicché tra i vostri pensieri abbiano loco questi miei versi, no? Come se Ippolito fosse chissà quale divinità. Quindi detto questo, quindi avendo introdotto l'opera in generale, vado a esaminare alcuni passi più specifici. In particolare qui vediamo, ci sono due cavalieri, ci sono Rinaldo dell'esercito cristiano e Ferraù che invece è un pagano, che si rincontrano in una selva. Entrambi sono innamorati di Angelica, che sarebbe la donna promessa ad Orlando, ma che continua a sfuggire via. E quindi tutti i cavalieri che la incontrano, siccome è la donna più bella del mondo, vogliono conquistarla. E qui si vengono a scontrare e quindi si assiste a questo scambio di battute, diciamo. Poi che s'affaticar gran pezzo invano, i due guerrier per pon l'un l'altro sotto, quando non meno era con l'arma in mano, questo di quel né quel di questo dotto. Fu primiero il signor di Montalbano, che al cavalier di Spagna fece motto. Siccome quel c'ha nel cuor tanto fuoco che tutto n'arde e non ritrova loco. Disse al pagan: me sol creduto avrai, eppure avrai te meco ancora offeso. Se questo avvien, perché i fulgenti rai del nuovo sol t'abbino il petto acceso? Di farmi qui tardar che guadagno hai, che quando ancor tu m'abbi morto preso, non però tu alla bella donna fia, che mentre noi tardiam se ne va via. Questo è un passaggio dove praticamente appunto Rinaldo e Ferraù, dopo essersi scontrati, si rendono conto che nel frattempo Angelica è scappata e quindi a un certo punto uno dei due dice: senti, ma non te ne sei accorto che se noi siamo qui che ce le diamo di santa ragione, in verità lui è scappata, quindi per quale ragione stiamo ancora a combattere? Queste cose succedono spesso durante la vicenda. Qui invece si vengono a scontrare due altri cavalieri
Sacripante dell'esercito pagano e Bradamante, però in armi con tanto di elmo, quindi non viene riconosciuta dal guerriero pagano come un cavaliere, cioè come una donna, no? E quindi crede di scontrarsi con un cavaliere maschio, diciamo. E quindi si assesta a questo scontro. Non si vanno i leoni o i tori in salto a dar di petto ed accozzar gli scudi, siccome i due guerrieri al fiero assalto che parimenti si passar gli scudi. Fè lo scontro tremar dal basso all'alto le erbose valli, insieme ai poggi ignudi. E ben giovò che fur buoni e perfetti gli osberghi sì che loro salvare i petti. Già non fero i cavalli un correr torto, anzi cozzaro a guisa di montoni. Quel del guerrier pagan morì di corto, che era vivendo in numero dei buoni. Quell'altro cadde ancor, ma fu risorto, tosto che al fianco si sentì gli sproni. Già del re Saracin restò disteso, addosso al suo signor con tutto il peso. Quindi questo qua è uno scontro tra questi due guerrieri e c'è un'iperbole qua, non so se l'avete notata, quando dice fe lo scontro tremar dal basso all'alto le erbose valli insieme ai poggi ignudi. Queste sono delle tante esagerazioni di Ariosto. In alcuni casi i guerrieri con un fendente tagliano non solo il cavaliere ma addirittura il cavallo con tanto di armi addosso e altre volte quando si scontrano con le lance di legno massiccio si frantumano e le schegge volano fino al cielo. Quindi queste cose succedono spesso. In seguito a questo scontro, Ferraù rimane a terra. Allora viene avvicinato da una persona, no? E sembra volerlo sollevare dalla vergogna di aver perso lo scontro. «De», disse ella, «signor, non vi rincresca, che del cader non è la colpa vostra, ma del cavallo, a cui riposo ed esca meglio si convenia che nuova giostra». Né perciò quel guerriere sua gloria cresca, che d'esser stato il perditor dimostra. Così, per quel che io ne sappia, stimo, quando a lasciare il campo è stato primo, perché Bradamante non era rimasta lì a aspettare, dopo aver atterrato Ferraù, era proseguita dritta. Scusate, non Ferraù, Sacripante. Mentre costei conforta il saracino, ecco col corno e con la tasca al fianco, galoppando venir sopra un ronzino, un messagger che apparì afflitto e stanco. Che come a Sacripante fu vicino, gli domandò se con uno scudo bianco o con un bianco pennoncello in testa vide un guerrier passar per la foresta. Rispose Sacripante, come vedi, ma qui è abbattuto e se ne parte orora, e perché io sappia chi mi ha messo a piedi, fa che per nome io lo conosco ancora, ed egli a lui, di quel che tu mi chiedi, io ti satisfarò senza dimora. Tu devi sapere che ti levò di sella l'alto valor d'una gentil donzella. Quindi qui, praticamente Sacripante, oltre al disonore, diciamo alla vergogna di essere stato abbattuto in combattimento, scopre anche di essere stato risarcionato da una donna e questo gli fa ancora più rabbia. Questo secondo canto si apre con una. Ci sono tante riflessioni, alcuni canti si aprono con delle riflessioni di Ariosto su varie vicende umane o su rispettivi sentimenti, e qui parla del fatto che Rinaldo e Angelica si odiano per una sorta di maledizione. E quindi dice in qualche maniera che questa è un'ingiustizia perché due persone che in teoria prima si amavano, perché prima di essere maledetti si amavano, in verità poi vengono a odiarsi reciprocamente. Ingiustissimo amor, perché sì raro corrispondenti fai i nostri desiri? Onde perfido avvien che te sì caro il discorde voler che in due cor miri. Gir non mi lasci al facil guado è chiaro, e nel più cieco e maggior fondo tiri. Da chi disia il mio amor tu mi richiami, e chi m'ha in odio vuoi cadori e tami. Fai che a Rinaldo Angelica par bella, quant'essa a lei brutta e spiacevole pare. Quando le paria bello e l'amava ella, egli odiò lei quanto si può più odiare. Ora s'affligge indarno e si flagella, così renduto ben gli pare a pare. Ella la inodia e l'odia di tal sorte, che piuttosto che lui vorrea la morte. Scusate, mi ero sbagliato. Rinaldo ovviamente è innamorato di Angelica, ma Angelica lo odia. Questo c'è un passaggio interessante che credo sia proprio giusto, perché sì raro corrispondenti fa i nostri desiri. Questo non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia in parte ispirato da Dante, credo che ci siano dei versi simili in Dante, e non è l'unica volta. In tanti passaggi dell'Orlando Furioso ci sono dei versi o delle intere strofe che sembrano copiate pari pari dalla commedia di Dante. Però non è da sorprendersi dopo tutto. Canto terzo c'è una lunga, sembra una lunga parte, diciamo, in cui elenca tutte le vicissitudini, tutte le vicende che precedono, cioè che
che portano poi alla stirpe degli Stinsi. Quindi c'è tutta una sorta di esame storico delle varie casate, dei vari personaggi che hanno contribuito a rendere nobile la famiglia degli Stinsi, e quindi questo è un canto puramente celebrativo, però si apre con una buona, diciamo, con una buona intro, diciamola così. Chi mi darà la voce, le parole convenienti a sì nobil soggetto? Chi l'ale al verso presterà che vuole, tanto che arrivi all'alto mio concetto? Molto maggior di quel furor che suole, ben or convien che mi riscaldi il petto, che questa parte al mio signor si debbe, che canta agli avi onde l'origine ebbe. Di cui fra tutti i signori illustri, dal ciel sortiti a governar la terra, non vedi, o Febo, che il gran mondo lustri, più gloriosa stirpe in pace e in guerra, né che sua nobiltà de abbi più lustri, servate e servarà, se meno n'erra, quel profetico lume che mi ispiri, finché d'intorno al polo il ciel s'aggiri. E volendo in appien di cieli onori, bisogna non la mia, ma quella cetra, con che tu dopo i gigantei furori rendesti grazia al regnator dell'Etra. Si strumenti avrò mai da te migliori, atti a sculpire in così degna pietra, in queste belle immagini disegno, porre ogni mia fatica, ogni mio ingegno. Quindi qua lui, di solito umilmente, modestamente, dice: adesso vado diciamo così, affrontare questo impegno così gravoso, che è quello di mostrare quanto sia nobile la stirpe degli Este, la vostra origine. E qua dice: ci vorrebbero ben altri, diciamo, ben altro ingegno che il mio, però farò del mio meglio. Questa è un po' la sua. Dopodiché, il terzo canto è tutto un elenco di personaggi e vicende che sono parecchio noiose da leggere. Bradamante giunge, per via di alcune vicende particolari, in una grotta dove incontra Melissa, che è una maga, e quella è la grotta dove dimora Merlino, praticamente dove è la tomba di Merlino, il famoso mago già del ciclo bretone di Re Artù. E qui appunto la maga spiega a Bradamante perché è venuta qui, cioè perché è giunta fin lì, ed è proprio il motivo è quello di mostrarle quella che sarà la sua prospera e famosa discendenza. E disse: o generosa Bradamante, non giunta qui senza voler divino, di te più giorni m'ha predetto innanzi il profetico spirito di Merlino, che visitar le sue reliquie sante dovevi per insolito cammino, e qui sono stata ciò che io ti riveli, quel che di te già statuito i cieli. Questa è l'antica e memorabil grotta che edificò Merlino, il savio mago, che forse ricordare o di talotta dove ingannollo la donna del lago. Il sepolcro è qui giù, dove corrotta giace la carne sua, dove egli vago, di soddisfare a lei che Gil suase, vivo corcossi e morto ci rimase. Col corpo morto il vivo spirito alberga, si incoda al suon dell'angelica tromba, che dal cielo bandisca o che velerga, secondo che sarà corvo colomba. Viva la voce, come chiara emerga, udir potrai dalla marmorea tomba, che le passate le future cose a chi gli domandò sempre rispose. Quindi qui dice: qui dimora lo spirito di Merlino, che era in grado di vedere il futuro, e quindi, anche se lui non è più in vita, la sua voce ri riecheggia ancora qua e ti racconterà quelle che saranno appunto le tue vicende. Tra le varie vicende che riguardano la magia, c'è anche quella del mago Atlante, che è un tipo, non so se il nonno, il padre putativo di Ruggero. In ogni caso è un mago potente che ha edificato un castello su una rocca, e in una parte insomma, del racconto lui si impegna a tenere Ruggero al sicuro dalla guerra per impedire che muoia giovane. Però facendo questo, cioè, per fare ciò, lui causa, diciamo così, degli inganni, sottopone anche altri cavalieri ed altre persone che si imbattono in lui degli inganni che coinvolgono anche Ruggero. E tra questi c'è un episodio in cui Atlante cattura dei cavalieri e delle dame e li porta in questo castello in cui ha portato anche Ruggero, e li tiene lì con l'inganno per trattenerli lontano dalle vicende della guerra. E qui si descrive il castello. Egli sul Pireneo tiene un castello, narrava l'oste, fatto per incanto, tutto d'acciaio e sì lucente e bello, ch'altro al mondo non è mirabil tanto. Già molti cavalieri sono iti a quello, e nessun del ritorno si dà vanto. Sì ch'io penso, signore, temo forte, o che sian presi o sian condotti a morte. La donna il tutto ascolta, e lei ne giova, credendo far che, come sarà per certo, con l'anello mirabile tal prova, che ne fia il mago il suo castel deserto, e dice all'oste: orunde tuoi mi trova, che più di me sia del viaggio esperto,
se non posso durar tanto il cuor vago di far battaglia contro questo mago. Non mi mancherà guida, le rispose Brunello allora, e ne verrò teco io, meco la strada inscritta ed altre cose che ti faranno piacere il venir mio. Volse dir dell'anel, ma non le spose, né chiarì più per non pagarne il fio. Grato mi fia, disse ella, il venir tuo, volendo dir ch'indi all'anello fia il suo. Questa storia qui riguarda appunto Bradamante che ha l'intenzione di andare per combattere il mago Atlante. E per questo vuole impossessarsi di un anello che tiene questo, diciamo così, avventore della locanda che si chiama Brunello, e quindi ha in mente di farsi accompagnare da Brunello fino al castello per poi rubargli l'anello. Pensate quante rime sono riuscita a metterci in mezzo, e poi con questo, diciamo, non essere affetta dalle magie e dagli incantamenti del mago. Bradamante riesce con l'aiuto dell'anello a sconfiggere il mago Atlante, e in sua intenzione vorrebbe ucciderlo per poi andare a salvare Ruggero e tutti gli altri. Però, una volta aver sbattuto a terra, diciamo, disarcionato questo povero vecchio, perché in definitiva è un vecchio, non se la sente di ucciderlo, e il mago dice a lei così: «Tommi la vita, giovane, per Dio», dice al vecchio pien d'ira e di dispetto, «ma quella tor la vea si ricorrestio, come quel di lasciarla via diletto. La donna di sapere ebbe disio chi fosse il necromante ed a che effetto edificasse in quel luogo selvaggio la rocca e faccia a tutto il mondo oltraggio. Né per maligna intenzione, ahi lasso», disse piangendo il vecchio incantatore, «feci la bella rocca in cima al sasso, né per avidità sono rubatore, ma per ritrar sol dall'estremo passo un cavalier gentil mi mosse amore, che come il ciel mi mostra in tempo breve morir cristiano a tradimento deve. Non vede il sol tra questo e il polo austrino un giovane sì bello e sì prestante, Ruggero a nome, il qual da piccolino da me nutrito fu, ch'io sono Atlante. Disio d'onore e il suo fiero destino l'ha tratto in Francia dietro al re Agramante, ed io, che l'amai sempre più che figlio, lo cerco trar di Francia e di periglio. La bella rocca solo edificai per tenervi Ruggero sicuramente, che preso fu da me come sperai che fossi oggi tu preso similmente, e donne e cavalier che tu vedrai, poi ci ho ridotti ed altra nobil gente, a ciò che quando a voglia sua non esca, avendo compagnia, men gli rincresca. Quindi praticamente spiega Atlante che le sue intenzioni non erano malvagie, ma erano quelle di salvare Ruggero dall'imminente guerra e dalla sua morte precoce, e per questo ha fatto costruire questo castello in cui ha portato con sé tutta una quantità di persone oltre a Ruggero, perché lui non si senta in prigioniero, ma anzi sia in buona compagnia, e prega Bradamante di ucciderlo sostanzialmente per porre fine alla sua tristezza, ma Bradamante, colta da pietà, non risparmia. Quest'altra vicenda è una delle vicende secondarie. Rinaldo, dopo essere, mi sembra, salito in groppa all'Ippogrifo, che è il cavallo, diciamo, la cavalcatura del mago Atlante, sfugge al suo controllo e si trova a vagare lontano. Se non sbaglio, giunge in Irlanda o in Scozia, comunque nelle terre del nord, e qui si trova a doversi affrontare con una vicenda particolare. In pratica, presso un nobile locale, un re locale, scopre che una giovane dama sta per essere uccisa, secondo la legge, per essere stata trovata in compagnia di un amante, quindi aver tradito il marito. E questo però Rinaldo, tanto per cominciare, non lo dà per certo, così avanza il dubbio che sia accusata ingiustamente, ma anche se fosse colpevole di ciò, lui non lo ritiene una colpa sufficiente per essere messa a morte e dice così: «Pensò Rinaldo alquanto e poi rispose: una donzella dunque de morire perché lasciò sfogarne l'amorose sue braccia al suo amator tanto desire? Sia maledetto chi tal legge pose e maledetto chi la può patire. Debitamente muore una crudele, non chi dà vita al suo amator fedele. Sia vero o falso che Ginevra ha tolto sabbia al suo amante, io non riguardo a questo. D'averlo fatto la loderei molto, quando non fosse stato manifesto. Ho in sua difesa ogni pensier rivolto, datemi pur un che mi guide presto, e dove sia l'accusator mi mene, che io spero in Dio Ginevra trar di pene. Non vo già dir che ella non l'abbia fatto, che non sappiendo il falso dir potrei. Dirò ben che non dè per simil atto punizion cadere alcuna in lei, e dirò che fu ingiusto e che fu matto chi fece prima gli statuti rei, e
E come iniqui rivocarsi degno e nuova legge fa con miglior senno. Su medesimo ardor, su un disir pare, inchina e sforza l'uno e l'altro sesso, a quel suave fin d'amor che pare all'ignorante vulgo un grave eccesso. Perché si deve punir, donna o biasmare, che con uno o più d'uno abbia commesso? Qualche l'uomo fa con tanto inappetito, e lodato ne va, nonché impunito? Sono fatti in questa legge disuguale veramente alle donne espressi torti. E spero in Dio mostrar che gli è gran male, che tanto lungamente si comporti. Rinaldo ebbe il consenso universale, che fu gli antichi ingiusti e male accorti, che consentiro a così iniqua legge, che fa il ma a fa mal far re che può nella corregge. Quindi qua Ruggero prende le posizioni, una posizione molto ferrea nei confronti di questa legge che lui ritiene iniqua perché punisce una donna per così dire, ecceduto di passione nei confronti di un altro uomo, anziché aver fatto del male a qualcuno in definitiva. E oltretutto rivendica questa sorta di iniquità, cioè come dire, ingiustizia nei confronti del genere femminile, perché l'uomo può, a quanto pare, disporre di quante donne vuole, ma nel momento in cui la donna tradisce l'uomo con un altro, ecco lì che diventa una poco di buono e va punita. E tutti, tra l'altro, si dicono concordi con lui nel voler cambiare questa legge. Qui si affrontano anche questioni anche più pesanti, in particolare intrighi o comunque piani malvagi orditi da certi meschini, persone di bassissimo livello, a danni anche di innocenti, in particolare di giovani donne. Piani che prevedono che questi uomini le mettano a morte per portare a termine dei loro loschi intenti. E quindi questo canto si apre con questa sorta di invettiva, questa considerazione di Ariosto nei confronti del genere umano in generale. E dice così: questo è uno dei passi molto, un passo molto bello. Tutti gli altri animali che sono in terra e che vivono quieti e stanno in pace, o se vengono a rissa e si fanno guerra, alla femmina al maschio non la face. L'orsa con l'orso al bosco sicura erra, la leonessa presso il leon giace, col lupo vive la lupa sicura, né la iuvenca del torel paura. Ch'abominevol peste che megera è venuta a turbar gli umani petti, che si sente il marito e la mogliera sempre garrir ingiuriosi detti, stracciar la faccia e far livida e nera, bagnar di pianto i geniali letti, e non di pianto sol, ma alcuna volta di sangue gli abbagnati di rastolta. Parmi non sol gran male, ma che l'uom faccia contro natura e sia di Dio ribello, che si induce a percuotere la faccia di bella donna o romperle un capello. Ma chi le dà veneno e chi le caccia l'alma del corpo con laccio coltello, com'o sia quel non riterrò in eterno, ma in vista umana un spirito dell'inferno. Quindi qui Ariosto mette in chiaro che condanna, così senza pietà, senza appello, chi uccide una donna, un innocente in definitiva. E fa notare che nel mondo animale ovviamente la femmina di ciascuna specie non ha nulla da temere dal maschio, perché non c'è nessun genere di avversità, di malvagità in questo senso. Solo nel genere umano avviene questo. Ci sono alcuni episodi in cui uno dei cavalieri o delle dame, nel caso in cui siano donne, giungono in presso delle corti in giro per l'Europa e vanno a risanare delle vicende che sono degenerate per causa di inganni, di malintesi o cose varie, no? In questo episodio Rinaldo si trova presso un re e nel quale si stava per svolgere una battaglia, se non ricordo male, o venir messo a morte qualcuno, per via di un inganno che era stato ordito da parte di uno. Rinaldo, consapevole di ciò, si rivolge al re direttamente e dice: Rinaldo disse al re: Magno signore, non lasciar la battaglia più seguire, perché di questi due, qualunque more, sappi che a torto tu lasci morire. L'un crede aver ragione ed è in errore, e dice il falso e non sa di mentire, ma quel medesimo error che il suo germano a morir trasse, a lui pon l'arma in mano. L'altro non sa se s'abbia dritto o torto, ma sol per gentilezza e per bontade in pericolo si è posto d'esser morto, per non lasciar morir tanta beltade. Io la salute all'innocenza porto il contrario a chi usa falsitade. Ma per Dio, questa pugna prima parti, poi mi dà udienza quel che io vo' narrarti. Queste sono parole cioè, impensabili
Non so se avete notato quanto è complessa questa semplice frase, diciamo, questo discorso. Oggi nessuno parlerebbe mai così, ma è di una bellezza stratosferica. Comunque poi prosegue dicendo che l'autorità di Rinaldo era, se non ricordo male. Sì, perché io a volte perdo il conto dei nomi. L'autorità di Rinaldo era tale che il re immediatamente gli dà ragione, fa cessare questo duello, questa battaglia e poi si risolve la questione. Vedete che anche io so fare le rime. A un certo punto nella vicenda, Ruggero, a cavallo dell'Ippogrifo, giunge in un'isola lontana ed è un'isola in cui si trova la maga Alcina, che è una maga molto potente ma anche malvagia. E in questa isola la maga Alcina ha fatto degli incantesimi su dei cavalieri che sono giunti lì. In particolare, lei ha preso per sé i cavalieri che le piacevano di più, quindi che trovava più attraenti, per farne in pratica i suoi amanti, i suoi compagni, finché poi non se ne stancava e li abbandonava e li trasformava o in animali o in piante, ma penso più in piante, come faceva Circe sull'isola di Circe nell'Odissea di Omero, solo che qui li trasforma in piante anziché animali, sì. In particolare Ruggero si imbatte in uno di questi. Qui c'è una scena che ricorda molto la selva dei suicidi con Pier delle Vigne nella Commedia di Dante. E dice così: «Quivi stando il destrier che avea lasciato tra le più dense frasche alla fresca ombra, per fuggirsi rivolta, spaventato, di non so che dentro al bosco adombra, e fa crollarsi il mirto ove legato, che delle frondi intorno al piede ingombra. Crollar far mirto e fa cadere la foglia, ne succede però che se ne scioglia, come ceppo talor che le medolle rare e vote abbia e posto al fuoco sia, poiché per gran calor quell'aria molle resta consunta che in mezzo l'empia, dentro risuona e con strepito bolle tanto che quel furor trovi la via, così murmura e stride si corruccia quel mirto offeso e alfine apre la buccia, onde con mesta e flebil voce uscio e spedita e chiarissima favella, e disse: se tu sei cortese e pio, come dimostri alla presenza bella, lieva questo animal dall'arbor mio, basti che il mio mal proprio mi flagella, senz'altra pena, senza altro dolore, che a tormentarmi ancor venga di fuore. Al primo suon di quella voce torse Ruggero il viso, e subito levosse, e poi, c'uscir dell'albero che dall'arbore s'accorse, stupefatto restò più che mai fosse. A levarne il destrier subito corse, e con le guance di vergogna rosse, qual che tu sii, perdonami, dicea, o spirito umano o boschereccia dea. Il non aver saputo che s'asconda sotto ruvida scorza umano spirito, m'ha lasciato turbar la bella fronda e far ingiuria al tuo vivace mirto. Ma non restar però che non risponda chi tu ti sia, che in corpo orrido e dirto, con voce razionale e anima vivi, se da grandi nel ciel sempre ti schivi. Quindi qua la cavalcatura di Ruggero, che è l'ippogrifo in pratica, rompe un ramo di questo mirto, di questo cespuglio, e da cui esce una voce che dice: per favore, cavaliere, tieni a bada la tua cavalcatura, non fare che mi tormenti, che sono già abbastanza tormentato di mio. E questa persona, che è stata trasformata in albero, è Astolfo, che è un nobile inglese, che è alleato dell'esercito di Carlo e che poi in seguito si unirà insieme ai cavalieri dell'esercito cristiano. E questo passaggio è molto simile, quindi richiama molto appunto la vicenda di Pier delle Vigne nella Divina Commedia. Ruggero è rimasto presso la maga Alcina, però in precedenza gli è stato dato, anzi, dopo che Bradamante ha saputo della sua vicenda, ha fatto in modo che la maga Melissa gli facesse arrivare l'anello magico che lo avrebbe reso immune dagli incantamenti, no? Dalle magie della maga. E glielo fa avere e Ruggero vede per la prima volta l'aspetto vero della maga Alcina, che in principio si è fatta apparire come una bellissima donna, no? La più bella tra tutte le donne, ma in verità è una vecchia decrepita. E quindi recita così: come fanciullo che maturo frutto ripone e poi si scorda ove è riposto, e dopo molti giorni è ricondotto laddove trova a caso il suo deposto,
Si maraviglia di vederlo tutto putrido e guasto, e non come fu posto. E dove amarlo è caro aver solia, l'odia, disprezza, naschivo e getta via. Così Ruggier, poiché Melissa fece, ch'a riveder se ne tornò la fata, con quell'anello innanzi a cui non lece, quando s'ha indito usar opra incantata, ritrova, contro ogni sua stima invece, della bella che dianzi avea lasciata, donna sì laida, che la terra tutta, né la più vecchia avea né la più brutta. Pallido, crespo e macilente avea alcina al viso, il crin raro e canuto. Sua statura sui palmi non giungea, ogni dente di bocca era caduto, e più decuba e più della cumea, ed avea più di ogni altra mai vivuto. Ma sì l'arti usa, al nostro tempo ignote, che bella e giovanetta parer puote. Giovane e bella ella si fa con arte, sicché molti ingannò come Ruggero, ma l'annel venne a interpretar le carte, che già molti anni avean celato il vero. Miracol non è dunque se si parte dell'animo a Ruggero ogni pensiero, ch'avea d'amar Alcina, or che la trova in guisa che sua fralde non le giova. Quindi Alcina è una vecchia megera, alta non più di 6 palmi, rugosa, cadente, ma che grazie ai suoi inganni appare bella come la più bella donna del mondo. E Ruggero poi, accortosi dell'inganno, finge ancora di essere sotto l'incantesimo e poi scappa via. Mentre tutti i cavalieri sono impegnati nelle loro vicende, Orlando più di tutti è impegnato nella ricerca di Angelica, che era la sua donna promessa e che a quanto pare desiderano tutti perché è la donna più bella del mondo. Orlando però la ama davvero e si strugge, no? Si angoscia e in particolare si preoccupa che qualcun altro la trovi prima di lui e la faccia sua. E dice così: De, dove senza me, dolce mia vita, rimasa sei, sì giovane e sì bella? Come poi che la luce di partita riman tra boschi la smarrita agnella, che dal pastor sperando essere udita si va lagnando in questa parte e in quella, tanto che il lupo lode da lontano e il misero pastor ne piagne invano. Dove, speranza mia, dove ora sei? Vai tu soletta forse ancora errando? Oppur t'hanno trovati i lupi rei senza la guardia del tuo fino Orlando? E il fior che in ciel potea pormi tra i dèi, il fior che intatto io mi venia serbando per non turbarti, ahimè. L'animo casto, oimè, per forza avran colto e guasto. O infelice, o misero, che voglio, se non morir, se il mio bel fiore han colto hanno. O sommo Dio, fammi sentir cordoglio, prima d'ogni altro che di questo danno. Se questo è ver, con le mie mammi toglio, la vita e l'alma disperata danno. Così piangendo, forte sospirando, secco dicea dal dolorato Orlando. Quindi Orlando è preoccupato, sia che lei sia in pericolo, sia che qualcuno l'abbia trovata prima di lui e abbia colto il suo fiore in qualche maniera, che conservava per lui, a cui lui teneva forse più che alla sua vita, quindi non so a questo punto. Orlando, oltre ad essere il cavaliere più forte di tutto l'esercito di Carlo Magno, è anche un uomo di altissimo valore, di principi incrollabili e buonissimo, cioè di onestà e di generosità immani. E qui questo canto si apre con un elogio alla sua bontà e dice questo. Beh, comincia così. Che non può far con cor che abbia soggetto questo crudele e traditore amore, poi che ad Orlando può levar dal petto la tanta fe che debba al suo signore. Già savio e pieno fu d'ogni rispetto e della santa chiesa difensore, o per un vano amor poco del zio e disse poco e men cura di Dio. Ma le scuso io purtroppo e mi rallegro del mio difetto aver compagno tale, che anch'io sono al mio ben languido ed egro, sano e gagliardo e seguitare il male. Quel se ne va tutto vestito a negro, né tanti amici abbandonargli cale, e passa dove d'Africa e di Spagna la gente era addendata alla campagna. Anzi, non attendata, perché sotto alberi e tetti la sparsa la pioggia, a 10, a 20, a 4, a 7, ad 8, chi più distante e chi più presso alloggia. Ognuno dorme travagliato e rotto, chi steso in terra e chi alla man s'appoggia. Dormono, il conte ucciderne può assai, né però stringe d'urindana mai. Di tanto cuore generoso Orlando, che non degna ferir gente che dorma. Or questo è quando, quel luogo cercando, va per trovar della sua donna l'orma. Se trova alcun che veggi, sospirando, gli dipinge l'abito e la forma, e poi lo prega che per cortesia gli insegni andare in parte ove ella sia. Quindi, in pratica, Orlando fugge dall'esercito di Carlo e passa attraverso l'accampamento dei Mori, dei Saraceni, e tutti dormono, sparpagliati in giro, e lui, arrabbiato, potrebbe farne fuori un numero inesorabile,
è troppo buono e soprattutto pensa ad altro in quel momento e anzi è più preoccupato a trovare la sua donna e a chiunque incontri chiede se l'abbia vista passare, in poche parole. Spesso nelle battaglie succedono dei fatti fuori da ogni logica, cioè inverosimili, oltre ogni limite. In particolare, durante una battaglia, Orlando impugna un'asta e riesce a infilare un sacco di nemici sull'asta come fosse uno spiedino. E dice: il cavalier d'Anglante, ove più spesse vide le genti e l'arme, abbassò l'asta, ed uno in quella e poscia un altro misse, e un altro che sembrar di pasta, e fino a sei venne infelzò e li resse tutti una lancia, e perché la non bassa, a più capire, lasciò il settimo fuori, ferito sì che di quel colpo muore. Quindi dovete immaginarvi Orlando che ne ha trapassati sei, l'ultimo viene ferito a morte e tiene l'asta su come uno spiedino con sei uomini infilzati sopra. Questo era solo per farvi un'idea dell'assurdità di certe situazioni. Durante una delle sue prodezze, Orlando si trova a affrontare un sovrano, comunque un signore locale, che possiede un'arma, l'unica arma da fuoco presente in questo tempo, che in principio non dovrebbe neanche esistere, infatti l'autore la fa ricondurre, diciamo, a una sorta di strumento demoniaco, no? In particolare Orlando più di tutti vuole che quest'arma sia distrutta, quindi vuole toglierla di mano al suo possessore, che tra l'altro è un aguzzino, per poi cacciarla dal mondo, no? Farla sparire. E quindi si trova ad affrontarlo armato di quest'arma. Dietro lampeggia a guisa di baleno, dinanzi scoppia e manda in aria il tuono. Treman le mura e sotto i piedi il terreno, il ciel rimbomba al paventoso suono. L'ardente stral che spezza a venir meno, fa ciò che incontra e dà nessun perdono, sibile stride, ma com'è il desire di quel brutto assassin non va a ferire. O sia la fretta, o sia la troppa voglia, l'uccider quel baron che errar lo faccia, o sia che il cor, tremando come foglia, faccia insieme tremar le mani e braccia. O bontà divina, che non voglia che il suo fedel campion si tosto giaccia, quel colpo al ventre del destrier si torse, lo cacciò in terra onde mai più non sorse. Cade a terra il cavallo, il cavaliero, la preme l'un, la tocca l'altra appena, che si leva sì destro e sì leggero, come cresciuto gli sia possa Elena. Quale il libico Anteo, sempre più fiero, surger solea dalla percossa arena, tal surger parve che la forza, quando toccò il terreno, si raddoppiasse Orlando. Quindi il colpo di questo personaggio, di questo signore, manca Orlando, colpisce il cavallo che stramazza a terra, ma Orlando rimonta subito in piedi con forza doppia di quella di prima, come il gigante Anteo che era figlio della Digea, la terra, e quindi traeva forza dalla terra. Ecco, una cosa che non ho detto, ma è evidente: nell'Orlando Furioso ci sono tantissimi riferimenti mitologici, che non sono solo come dire, uno sfoggio di cultura classica dell'autore, ma anche sono funzionali a rendere ancora più iperboliche le varie vicende che avvengono. Qui c'è un passaggio notevole. Vi ho già detto che Ruggero era stato prigioniero di Alcina, che l'aveva tenuto lì con l'inganno, ma era riuscito a sfuggire grazie all'anello che gli aveva dato la maga Melissa, e grazie all'anello era riuscito a riconoscere l'inganno ed è scappato via. Solo che lui non può fare fronte all'esercito di Alcina, che è molto numeroso. E quindi va a rifugiarsi presso Logistilla, che è un'altra maga che era sorella di Alcina ed era però buona, quindi dalla parte del bene. E quindi in questo passaggio si vanno a scontrare gli eserciti di Alcina e Logistilla, ma soprattutto questo passaggio è notevole per un passaggio che riguarda proprio come si sente, cioè quello che prova Alcina ad essere stata privata di Ruggero. Sotto il castel, nella tranquilla foce, di molti e grossi legni era un'armata. Ad un botto di squilla, ad una voce, giorno e notte a battaglia apparecchiata. E così fu la pugna aspra ed atroce, e per acqua e per terra incominciata. Per cui fu il regno sotto sopra volto, ch'avea già Alcina la sorella tolto. O di quante battaglie il fin successe, diverso a quel che si credette in ante, non sol ch'Alcina lor non riavesse come stimosse il fuggitivo amante, ma delle navi che pur dianzi spesse, fur sì ch'appena il mar ne capia tante, fuor della fiamma che tutt'altra vampa con un legnetto sol misera scampa. Fuggesi Alcina e sua misera gente arsa e presa riman, rotta e sommersa. D'aver Ruggier perduto ella si sente, via più doler che d'altra cosa avversa. Notte e dì per lui geme amaramente, e lacrime per lui dagli occhi versa, e per dar fine a tanto aspro martire, spesso si duol di non poter morire. Morir non puote alcuna fata mai, finché
Finché il sol gira e il ciel non muta stilo. Se ciò non fosse, era il dolore assai, per muover Cloto ad inasparle il filo. O quel Didon finia col ferro i guai, o la regina splendida del Nilo avria imitata con mortifer sonno, ma le fate morir sempre non ponno. Quindi Alcina, sconfitta, rimasta l'unica e sopravvissuta del suo esercito, fugge, però si duole più di aver perso Ruggero che di essere stata sconfitta. E Ariosto fa questa metafora, richiama queste immagini storiche o mitologiche di donne che si sono date la morte per delusioni d'amore, ma Alcina è una fata e non può morire. Infatti dice il morir non può te alcuna fata mai, tutte quella vicenda lì, ma le fate morir sempre non può. Questo è uno dei miei versi preferiti. Qui c'è un lungo passaggio che voglio presentare. È la prima volta in cui si incontra l'orca. L'orca è un mostro orrendo, un mostro marino, che infesta le acque dell'isola di Ebuda, o Ebuda, non so, per via di una sorta di maledizione o di vendetta del dio del mare Proteo, o dio delle greggi marine, non so se sia veramente il dio del mare. Comunque, quest'orca è sostanzialmente una punizione per la popolazione dell'isola. E costringe gli isolani a portare in offerta, come tributo, diciamo così, a quest'orca una bella donna, una giovane, mi sembra una volta alla settimana o una volta al mese, in ogni caso è un sacrificio umano per questo mostro. E una volta di queste gli capita pure Angelica, che è stata portata lì una volta trovata su una spiaggia. E in suo soccorso arriva Ruggero a cavallo dell'Ippogrifo. Che aveva preso dal mago Atlante, e qui combatte l'orca, però l'orca è più forte di quanto si possa immaginare. E qui viene fornita la prima descrizione di questa battaglia. Ecco apparir lo smisurato mostro, mezzo ascoso nell'onda e mezzo sorto, come sospinto il suol da Borea od Ostro, venir lungo naviglio a pigliar porto. Così ne viene al cibo che le mostro la bestia orrenda, e l'intervallo è corto. La donna è mezza morta di paura, né per conforto altrui si rassicura. Tenea Ruggier la lancia non in resta, ma sopramano, e percoteva l'orca, altro non so che s'assomiglia a questa, con una gran massa che s'aggiri e torca, né forma d'animal, se non la testa, ch'ha gli occhi e gli denti fuor come di porca. Ruggeri in fronte la feria tra gli occhi, ma par che un ferro o un duro sasso tocchi. Poiché la prima botta poco vale, ritorna per far meglio la seconda. L'orca che vede sotto le grandi ale, l'ombra di qua e di là corre sull'onda, lascia la preda certa litorale, e questa vana segue furibonda. Dietro quella si volve e si raggira, Ruggier giù cala e spessi colpi tira. Come d'alto venendo a qui la suole, che rar fra l'erbe vista abbia la biscia, o che stia sopra un nudo sasso al sole, dove le spoglie d'oro abbella e liscia, non a salir da quel lato la vuole, onde la velenosa soffia e striscia. Ma da tergola d'ugna e batte i vanni, a ciò non se la volga e non la zanni. Così Ruggier con l'asta e con la spada, non dove era credente armato il muso, ma vuol che il colpo tra le orecchie cada, or sulle schiene, or nella coda giuso. Se la fiera si volta e muta strada, e da tempo giù cala e poggia in suso, ma come sempre giunga in un diaspro, non può tagliar lo scoglio, duro ed aspro. Simil battaglia fa la mosca audace contro il mastin, nel polveroso agosto, o nel mese dinanzi o nel seguace. L'uno di spiche e l'altro pien di musto. Negli occhi il punge e nel grifo mordace, volargli intorno gli sta sempre a costo. E quel sonar fa spesso il dente asciutto, ma un tratto che gli arrivi appaga il tutto. Sì forte ella nel mar batte la coda, che fa vicino al ciel l'acqua innalzare, tal che non sa se l'ale in aria snoda, oppure se il suo destrier nuota nel mare. Gli è spesso che disia trovarsi a proda, che se lo sprazza in tal modo ad adurare, teme sì l'ale innaffia l'ippogrifo, che brami invano aver o zucca o schifo. Prese nuovo consiglio e fu il migliore, di vincer con l'altra arma il mostro crudo. Abbalbagliarlo vuol con lo splendore che era incantato del coperto scudo. Vola nel dito e, per non far rumore, per non far errore, alla donna legata al sasso nudo, lascia nel minor dito della mano l'anel che poteva far l'incanto vano. Dico l'anel che Bradamante avea per liberar Ruggier tolto a Brunello. Poi per trarlo di man dal Cinarea, mandato in India per Melissa quello.
Melissa, come dianzi vi dicea, in ben di molti adoperò l'anello, indi l'avea Ruggero restituito, dal qual poi sempre fu portato in dito. Lo dà ad Angelica ora, perché teme che del suo scudo il fulgorar non viete, e perché a lei ne sien difesi insieme gli occhi, che già l'avean preso alla rete. Or viene all'ito e sotto il ventre preme, bel mezzo il mar la smisurata cete. Sta Ruggero alla posta e lieva il velo, e par che aggiunga un altro sole al cielo. Ferì negli occhi l'incantato lume di quella fera, e fece a modo usato, quale o trota o scaglion va giù per il fiume, ch'ha con calcina il montanar turbato, tal si vedea nelle marine schiume il mostro orribilmente rovesciato. Di qua di là Ruggero percuote assai, ma di ferirlo via non trova mai. La bella donna tutta volta priega, che invano la dura squama oltre non pesti. Torna per Dio, signor, prima mi slega, dicea piangendo, che l'orca si ridesti. Portami teco e in mezzo al mar mi annega, non far che in ventre al brutto pesce io resti. Ruggero, commosso dunque a giusto grido, slegò la donna e la levò dal lido. Quindi Ruggero, a bordo dell'ippogrifo, in groppa all'ippogrifo, con la lancia, tenta di ferire l'orca, cercando di schivare ogni volta i suoi agguati, i suoi morsi, però non riesce a ferirla in nessun modo perché l'orca è corazzata. Allora usa un altro espediente e usa uno scudo che aveva sottratto al mago Atlante, che è uno scudo che emette una luce capace di praticamente far perdere i sensi a chiunque, anche alle bestie, no? E quindi lo scopre e fa perdere i sensi all'orca, e poi quando l'orca riversa nel mare cerca ancora di colpirla, ma non riesce in qualche maniera a ferirla, e quindi Angelica dal lido, cioè quindi dallo scoglio su cui era incatenata, dice: "Cavaliere, non insistere, che se si sveglia poi io sono di nuovo nei guai, quindi piuttosto prima vieni a liberare." E così Ruggero abbandona l'orca e va a liberare Angelica. Quindi Ruggero riesce a sconfiggere l'orca, ma temporaneamente, non riesce a sconfiggerla del tutto. Vedete in seguito invece che chi riesce veramente a sconfiggerla è Orlando, in una maniera spettacolare. C'è un passaggio. Allora, Orlando, dopo aver sottratto l'archibugio, che era quest'arma demoniaca, diciamo un'arma da fuoco, la caccia nel mare, quindi la butta nella profondità del mare. Però l'autore, quindi Ariosto, ci fa sapere che non rimarrà lì in eterno, perché qualcuno la riporterà in terra e questo sarà un atto che porterà a gravi conseguenze, perché ovviamente porterà alla nascita delle armi da fuoco e in qualche maniera alla fine della cavalleria. E dice così. La macchina infernal, di più di 100 passi d'acqua, ove stea ascosa molt'anni, al sommo tratta per incantamento, prima portata fu tra gli alamanni, le quali uno ed un altro esperimento, facendone il demonio a nostri danni, assottigliando lor via più la mente, ne ritrovaro l'uso finalmente. Italia e Francia e tutte le altre bande del mondo han poi la crudele arte appresa. Alcuno il bronzo in cave forme spande, che liquefatto ha la fornace accesa. Bugie altri il ferro, a chi picciol, chi grande, il vaso forma, che più e meno pesa, e qual bombarda, qual nomina scoppio, qual semplice cannon, qual cannon doppio, qual sagra, qual falcon, qual colubrina, sentono mar, come al suo autor più aggrada, che il ferro spezza e i marmi apre ruina, e ovunque passa si fa dar la strada. Rendi, miser soldato, alla fucina, per tutte l'arme cae, fino alla spada, e in spalla un scoppio e un archibugio prendi, che senza, io so, non toccherai stipendi. Come trovasti, o scellerata e brutta, invenzion mai loco in un man core? Per te la militar gloria è distrutta, per te il mestier dell'arma è senza onore, per te il valore e la virtù ridotta, che spesso par del buono il rio migliore. Non più la gagliardia, non più l'ardire, per te può in campo al paragon venire. Per te son giti ed anderan sotterra tanti signori e cavalieri tanti, prima che sia finita questa guerra, che il mondo, ma più Italia, ha messo in pianti. Che sia ovo detto, il detto mio non erra, che ben fu il più crudele, il più di quanti mai furono al mondo ingegni empi e maligni, chi immaginò si abominosi ordigni. Quindi qui Ariosto condanna gravemente l'invenzione dell'archibugio, del cannone, insomma di tutte le armi da fuoco, perché a causa loro il valore nelle armi è sconfitto, è perso, e tante persone che sarebbero state meritevoli, anche grandi condottieri, in verità sono morti a causa di queste armi ingiuste. Quindi questa era una vera e propria invettiva contro le armi da fuoco. Qui c'è un lungo passaggio
che descrive il combattimento di Orlando contro l'orca. L'orca è lo stesso mostro di prima, questa volta c'è un'altra donna legata allo scoglio, non è più, oddio, non è più Angelica, ma è Olimpia, un'altra bellissima donna che è stata portata lì in preda al mostro. Questa volta giunge lì non è Ruggero, ma è Orlando, che dà prova del suo valore e riesce a sconfiggere l'orca in questo modo. Come d'oscura valle umida scende, nube di pioggia e di tempesta pregna, che più che cieca notte si distende per tutto il mondo e par che il giorno spegna. Così nuota la fiera e del mar prende, tanto che si può dir che tutto il tegna. Fremono l'onde, Orlando in sé raccolto, la mira altier, né cangia cor né volto. E come quel ch'avea il pensier ben fermo di quanto volea farsi, mosso e ratto, e perché alla donzella essere schermo e la fiera salir potesse a un tratto, entrò fra l'orca e lei col palischermo, nel fodero lasciando il brando piatto. L'ancora con la gommona in mano prese, poi con gran cor l'orribile mostro attese. Tosto che l'orca s'accostò e scoperse nel schifo Orlando con poco intervallo, per inghiottirlo tanta bocca aperse che entrato un uomo vi sarì a cavallo. Si spinse Orlando innanzi e se gli immerse con quell'ancora in gola, e sia un fallo col battello anco, e l'ancora attaccolle e nel palato e nella lingua molle. Sicché né più si può calar di sopra, né alzar di sotto le mascelle orrende. Così chi nelle mine il ferro adopra, la terra ovunque si fa via sospende, chi subita ruina non lo cuopra, mentre malcauto al suo lavoro intende. Da un uomo all'altro l'ancora è tanto alta che non v'arriva Orlando se non salta. Messo il puntello e fattosi sicuro che il mostro più serrar non può la bocca, stringe la spada e per quell'antro scuro di qua e di là con tagli e punte tocca. Come si può, poiché son dentro al muro, giunti i nemici, ben difender rocca? Così difender l'orca si potea dal paladin che nella gola avea. Dal dolor vinta or sopra il mar si lancia, e mostra i fianchi e le scagliose schiene. Or dentro vi s'attuffa e con la pancia muove dal fondo a far salir le rene. Sentendo l'acqua il cavalier di Francia, che troppo abbonda, a nuoto fuorne viene. Lascia l'ancora fitta e in mano prende la fune che dall'ancora depende. E con quella ne viene nuotando in fretta verso lo scoglio, ove fermato il piede, tira l'ancora a sé, che in bocca stretta con le due punte il brutto mostro fiede. L'orca a seguire il catampo è costretta, da quella forza che ogni forza eccede, da quella forza che più in una scossa tira chi in dieci un argano far possa. Come toro selvatico che al corno gettarsi senta un improvviso laccio, salta di qua di là, s'aggira intorno, si colca e lieva e non può uscir d'impaccio. Così, fuor del suo antico almo soggiorno, l'orca tratta per forza di quel braccio, con mille guizzi e mille strane ruote, segue la fune e scior non se ne puote. Di bocca il sangue in tanta copia fonde, che questo oggi il Mar Rosso si può dire, dove in tal guisa ella percuote l'onde, che insino al fondo le vedreste aprire, ed or ne bagna il cielo e il lume asconde, del chiaro sol, tanto le fa salire. Rimbombano al rumor che intorno sode, le selve, i monti e le lontane prode. Fuor della grotta il vecchio Proteo, quando ode tanto rumor, sopra il mare esce, e visto entrare e uscir dell'orca Orlando, e al lito trarsi smisurato pesce, fugge per l'alto oceano, obliando lo sparso gregge, e sì il tumulto cresce, che fatto al carro i suoi delfini porre, quel di Nettuno in Etiopia corre. Con Melicerta in collo inno piangendo, e le Nereide, coi capelli sparsi, Glauci e Tritoni e gli altri, non sapendo, dove chi qua chi là van per salvarsi. Orlando al lito trasse il pesce orrendo, col qual non bisognò più affaticarsi, che pel travaglio e per l'avuta pena morì prima morì che fosse in sull'arena. Quindi in pratica Orlando si è gettato tra l'orca e la scogliera con la sua barca, quindi a bordo della barca, tenendo in mano un'ancora legata a una fune. Si è fatto ingoiare dall'orca, ha ficcato l'ancora in bocca all'orca in modo tale che non potesse aprire né chiudere la bocca. E fattosi sicuro, così con la spada ha cominciato a menare fendenti all'interno per tagliarle la gola, il palato, la lingua, nel frattempo l'orca non poteva divorarlo, quindi si dibatte in tutte le maniere per liberarsi, ma non può. A quel punto Orlando, visto che l'orca ha cominciato a ingoiare troppa acqua, ne viene fuori a nuoto, tenendo con sé stretta la fune legata all'ancora, è giunto a riva, tira la bestia in secca, tirando a mano la fune, con quella forza dice che tutte le forze cede. E l'orca, nello sforzo di liberarsi, cerca di si dibatte in tutti i modi, perdendo sangue come una fontana, tinge tutto il mare di rosso,
e non fa in tempo arrivare, arriva che è già morta. Quindi questa è una delle maniere più incredibili in cui si manifesta la forza di Orlando e anche la fantasia dell'autore. Ora, la donna che era legata alla scogliera, quindi incatenata, questa volta non era Angelica, ma era Olimpia, un'altra bellissima donna che era stata portata lì. E qui Ariosto la descrive, descrive la sua bellezza in qualche maniera anche per contrasto con la Alcina nel suo vero aspetto, che era una vecchia e bruttissima donna. Olimpia è di tutt'altra bellezza, dice. Le bellezze d'Olimpia erano di quelle che sono più rare, e non la fronte sola, gli occhi, le guance e le chiome aveva belle, la bocca, il naso, gli omeri e la gola, ma discendendo giù dalle mammelle, le parti che solea coprir la stola, fior di tanta eccellenza, cante porse, a quante navi al mondo potean forse. Vinceano di candor le nievi intatte, ed eran più cavori a toccar molle, le poppe ritondente parean latte, che fuor dei giunchi allora tolle. Spazio tra lor discendea qual fatte, esser veggian tra picciolini colle, l'ombrose valli, in sua stagione amene, che il verno abbia di nieve allora piene. Rilevati i fianchi le belle anche, e netto più che specchio il ventre piano. Parian fatti, e quelle cosce bianche, da fidi attorno, o da più dotta mano. Le quelle parti debbo vi dire anche, che pur celare la bramava invano, dirò insomma, che in lei dal capo al piede, quant'esser pobertà tutta si vede. Notate che Olimpia era giunta lì dopo essere stata abbandonata dall'uomo che diceva di amarla, quindi era stata tradita, abbandonata su un'isola deserta, e poi presa e portata lì. E se non sbaglio, in qualche altra parte l'autore fa dire a un altro dei cavalieri che nessuno sano di mente avrebbe mai potuto abbandonare una donna così bella. Orlando è sempre in cerca di Angelica, neppure questa volta è riuscito a trovarla, e va sempre in giro, diciamo, disperatamente cercandola. E qui questo canto si apre con una metafora che spiega in qualche maniera il desiderio di Orlando di trovarla. Cedere, poi che dalla madre Idea, tornando in fretta alla solinga valle, là dove calca la montagna Etnea, al fulminato in cielo delle spalle, la figlia non trovò dove l'avea lasciata fuor d'ogni segnato calle, fatto ch'ebbe alle guance, al petto e crini, e dagli occhi d'anno al fin svelse due pini, e nel fuoco li accese di vulcano, e di lor non poter esser mai spenti, e portandosi questo uno per mano, sul carro che tiravano due serpenti, cercò le selve, i campi, il monte, il piano, le valli, i fiumi, gli stagni, i torrenti, la terra e il mare, e poi che tutto il mondo cercò di sopra, andò al tartario fondo. Se in poter fosse stato Orlando pare, all'Eleusina Dea, come in disio, non avria per Angelica cercare lasciato selva o campo o stagno o rio, o valle o monte, o piano, terra o mare, il cielo e il fondo dell'eterno oblio. Ma poi che il carro e i draghi non avea, n'agia cercando al meglio che potea. Quindi se Orlando avesse avuto il potere di questa dea avrebbe dispiegato tutte le forze della natura, ma purtroppo lui non l'aveva e quindi la cercava al meglio che poteva. In un altro passaggio Orlando è impegnato in una battaglia e mostra il suo valore, oltre che la sua forza, facendo vittime innumerevoli tra i nemici, e lo fa impugnando la spada Durindana, che è la spada più tagliente, più forte, più ambita che ci sia. E viene detto questo. Nuda avea in man quella fulminea spada, che posti a tanti saracini a morte. Dunque chi vuol di tanta turba cada, a tenere il conto, è impresa dura e forte. Rossa di sangue già correa la strada, capace appena a tante genti morte. Perché né targa né capel difende, la fatal Durindana ove discende. Né vesta piena di cotone o tele, che circondino il capo in mille volti. Non pur per l'aria gemite querele, ma volan braccia e spalle e capi sciolti. Per campo errando va morte crudele. In molti vari e tutti orribili volti, e tra sé dice, in man d'Orlando Valci, Durindana per 100 di me falci. Quindi la morte stessa, giunta sul campo di battaglia, vede volare braccia, teste e arti di vario genere, dice, in mano d'Orlando vale più Durindana che 100 delle mie falci. Qui c'è un episodio interessante. Carlo Magno, è dentro Parigi, assediata dai saraceni, e in quelle regioni si sta svolgendo il grosso della battaglia. E per garantire la salvezza al suo popolo, Carlo invoca Dio, prega Dio, insomma, quanto lui è imperatore del Sacro Romano Impero, e chiede a Dio di aiutarlo per salvare la sua gente, no? E qui si racconta questa sorta di vicenda trascendentale, metafisica,
in cui Dio non interviene direttamente, ma incarica delle altre potenze celesti che facciano un lavoro specifico. E quindi succede questo. E la bontà ineffabile, che invano non fu pregata mai da cuor fedele, leva gli occhi pietosi e fa con mano cenno che venga a sé l'angel Michele. Va, gli disse, all'esercito cristiano, che dianzi Piccardia calò le vele, e al muro di Parigi la presenta, sicché il campo nemico non lo senta. Trova prima il silenzio, e da mia parte gli di che teco a questa impresa venga, che egli ben provveder con ottima arte saprà di quanto provveder convenga. Fornito questo, subito va in parte, dove il suo seggio la discorda tenga. Dille che l'esca e il fucil seco prenda, e nel campo dei mori il fuoco accenda. E tra quei che vi son detti più forti, sparga tante zizzanie e tante liti, che combattano insieme, ed altri morti, altri ne siano presi, altri feriti. E fuor del campo altri lo sdegno porti, sicché lor re poco di lor saiti. Non replica tal detto altra parola, il benedetto augel, ma dal ciel vola. Dovunque drizza Michel angelale, fuggo le nubi e torna al ciel sereno. Gli gira intorno un aureo cerchio, quale, veggian di notte lampeggiar baleno. Seco pensa tra via, dove si cale il celeste corrier per fallir meno. A trovar quel nemico di parole a cui la prima commission far vuole. Vien scorrendo ove gli abiti, ove gli usi, e se accordare infin tutti i pensieri, che dei frati e dei monaci rinchiusi lo può trovare in chiese e in monasteri, dove sono i parlari in modo esclusi, che il silenzio ove cantano i saltieri, ove dormono, ove hanno la pietanza, è finalmente scritto in ogni stanza. Credendo quivi ritrovarlo, mosse con maggior fretta le dorate penne, e di veder che ancor pace vi fosse, quiete carità sicuro tenne, ma dalla opinion sua ritrovosse tosto ingannato, che nel chiostro venne non è silenzio quivi, e gli fu ditto che non v'abita più fuorché in iscritto, né pietà, né quiete, né umiltate, né quivi amor, né quivi pace e mira. Ben vi fur già, ma nell'antico etate, che le cacciar gola avarizia ed ira, superbia, invidia, inerzia e crudeltate, di tanta nobiltà l'angel s'ammira, andò guardando quella brutta schiera e vide canco la discordia vera. Quindi in pratica Dio ha incaricato Michele, l'arcangelo Michele, di come dire, incaricare il silenzio, di far aiutare l'esercito cristiano a giungere in soccorso a Parigi senza che l'esercito pagano se ne accorgesse, e incarica la discordia di seminare liti, far scoppiare delle liti all'interno del campo pagano. Quindi Michele va in giro cercando dove siano il silenzio e la discordia, e pensa di trovare il silenzio nei monasteri, o insomma dove i monaci dovrebbero stare in silenzio, ma scopre che non vi abita più, e in suo luogo vi trovano tanti altri vizi, e tra questi trova anche la discordia. Quindi questa è un po' una critica probabilmente al clero del tempo, insomma. Durante l'assalto di Parigi si distingue Rodomonte, che è il re d'Algeri e che è anche il più feroce dei guerrieri pagani, il quale si lancia da solo praticamente all'agguato, all'assalto, e lo fa in una maniera terribile, che mostra la sua forza, la sua ferocia anche, però anche la sua crudeltà nei confronti dei suoi stessi uomini. Infatti dice questo: «Sono appoggiate a un tempo 1.000 scale, che non han men di due per ogni grado. Spinge il secondo quel che innanzi sale, che il terzo lui montar fa suo malgrado. Chi per virtù, chi per paura vale, convien che ognun per forza entri nel guado, che qualunque saggia re d'Algere, Rodomonte crudele uccide o fere. Ognun dunque si sforza di salire, tra il fuoco e le ruine in su le mura, ma tutti gli altri guardano, si aprire, veggiano passo, ove sia poca cura. Sol Rodomonte sprezza di venire, se non dove la via meno è sicura. Dove nel caso disperato e rio, gli altri fan voti, egli bestemmia Dio. Armato era d'un forte e duro sbergo, che fu di drago, una scagliosa pelle. Di questo già si cinse il petto e il tergo, quello avol suo che edificò Babelle, e si pensò cacciar nell'aureo albergo, e torre a Dio il governo delle stelle. L'elmo e lo scudo fece far perfetto, il brando insieme, e solo a questo effetto. Rodomonte non gia men di membrotte, indomito, superbo e furibondo, che dire al cielo non tarderebbe a notte, quando la strada si trovasse al mondo. Quivi non sta a mirarsi intere o rotte siano le mura, e sabbia l'acqua fondo. Passa la fossa, anzi la corre e vola, nell'acqua e nel pantan sino alla gola. Di fango brutto e molle d'acqua vanne,
tra il fuoco, i sassi, gli archi e le balestre, come andar suol tra le palustri canne della nostra mallea porco silvestre, che col petto, col grifo e con le zanne fa dovunque si volge ample finestre. Con lo scudo alto saracin sicuro, li vien sprezzando il ciel, nonché quel muro. Quindi Rodomonte praticamente caccia i suoi nel fosso che sta al riparo delle mura, balza sopra e senza cura di cosa ci siano, se ci siano fossi, se ci siano ostacoli, se ci siano nemici, lui viaggia come un rullo compressore e travolge tutti. Solo che la sua condotta è molto disdicevole. Lui è un condottiero fortissimo, un guerriero invincibile, però porta a morire molti dei suoi uomini e, come dire, è indisciplinato, non è un guerriero, un vero leader, è solo un feroce guerriero, appunto. E così si apre questo canto che è una sorta di condanna nei confronti di Rodomonte. Fu il vincere sempre mai la dabil cosa, vincasi o per fortuna o per ingegno. Gli è ver che la vittoria sanguinosa spesso far duole il capitan men degno, e quella eternamente gloriosa. E dei divini onori arriva il segno, quando servando i suoi senza alcun danno, si fa che gli nemici in rotta vanno. La vostra, signor mio, fu degna loda, quando al leone, in mar tanto feroce, ch'avea occupata l'una e l'altra proda del Po, da Francolin sino alla foce, faceste sì ch'ancor che ruggir soda. Se io vedrò voi, non tremerò alla voce, come vincersi degne dimostraste, uccidesti i nemici e noi salvaste. Questo il pagan troppo in sodana audace non seppe far, che i suoi nel fosso spinse, dove la fiamma subita e vorace non perdonò ad alcun, ma tutti estinse. A tanti non sarebbe stato capace tutto il gran fosso, ma il fuoco restrinse i corpi, in polvere li ridusse, a ciò ch'abile a tutti il luogo fusse. 11.000 ed 8 sopra 20 si ritrovar nell'affocata buca, che v'eran discesi malcontenti, ma così volle il poco saggio duca. Quivi fra tanto lume or sono spenti, e la vorace fiamma li manuca, e Rodomonte, causa del mar loro, se ne va esente da tanto martoro. Che tra nemici alla ripa più interna era passato d'un mirabil salto, se con gli altri scendea nella caverna, questo era bene il fin d'ogni suo assalto. Rivolge gli occhi a quella valle inferna, e quando vede il fuoco andar tant'alto, e di sua gente il pianto o dello strido, bestemmia al ciel con spaventoso grido. Quindi qua dice la vittoria di solito è sempre onorevole, sempre lodevole, ma non quando causa la morte dei propri uomini. Qui loda per esempio un'impresa, penso di Ippolito stesso, dice quando tu vincesti quella battaglia sconfiggesti i nemici ma salvasti i tuoi. Qui invece Rodomonte non lo sa fare e anzi caccia i suoi stessi uomini nella fossa infuocata e gliene fa morire una quantità spaventosa. E lui anzi supera la fossa e salta le mura ed entra dentro la città. Astolfo, il cavaliere inglese che era stato liberato dall'isola di Alcina, si trova coinvolto anche in altre imprese. In una di queste fa uso del corno fatato che gli era stato donato, un corno capace di far sfuggire tutti i suoi nemici in preda al terrore, e pensa di usarlo, prevede di usarlo per sconfiggere un nemico. E qui fa sentire, proprio fa, si fa vedere il suo valore. Nel momento in cui accetta un'impresa che però appare disperata, infatti comincia così. Naviga in sulla poppa un eremita, con bianca barba e mezzo il petto e a mezzo il petto lunga, che sopra il legno il paladino invita, e figlio al mio gli grida dalla lunga, se non t'è in odio la tua propria vita, se non brami che morte oggi ti giunga, e venir ti piaccia su quest'altra arena, ch'a morir quella via dritto ti mena. Tu non andrai più che 6 miglia in ante, che troverai la sanguinosa stanza dove s'alberga un orribile gigante, che ad 8 piedi ogni statura avanza, non abbia cavalier né viandante di partirsi da lui vivo speranza, ch'altri il crudel ne scanna, altri ne scuoia, molti ne squarta e vivo alcun ne ingoia. Piacer fra tanta crudeltà si prende d'una rete che gli ha molto ben fatta, poco lontana al tetto suo la tende, e nella trita polve in modo appiatta, che chi prima non sa se non la comprende, tanto è sottil, tanto egli ben l'adatta, e conta i gridi i peregrin minaccia, che spaventati dentro ve li caccia. E con gran risa, avviluppati in quella, se li trascina sotto il suo coperto, né cavalier riguarda né donzella, ossia di grande ossia di picciol merto. E mangiata la carne e le cervella, succhiate il sangue delle ossa al deserto, e dall'umani pelle intorno intorno fa il suo palazzo orribilmente adorno.
Prendi quest'altra via, prendila, figlio, che fino al mar ti fia tutta sicura. Io ti ringrazio, padre, del consiglio, rispose il cavalier senza paura, ma non istimo per l'onor periglio, di ch'assai più che della vita ho cura. Per far ch'io passi in vanto parli meco, anzi vuol dritto a ritrovar lo speco. Fuggendo posso con disnor salvarmi, ma tal salute ho più che morte a schivo. Se io vivo, al peggio che potrà incontrarmi, fra molti resterò di vita privo. Ma quando Dio così mi drizzi l'armi, che colui morto ed io rimanga vivo, sicura mille renderò la via, sicché l'utile maggior che il danno fia. Metto all'incontro la morte d'un solo alla salute di gente infinita. Vattene in pace, rispose figliuolo. Dio mandi in difensione della tua vita l'arcangelo Michele dal sommo polo, e benedillo il semplice eremita. Astolfo lungo il Nil tenne la strada, sperando più nel son che nella spada. Quindi questo eremita, questo anziano, mette in guardia Astolfo del pericolo a cui va incontro, ma Astolfo dice: se io evitassi di affrontare questo mostro, non potrei più far pace con me stesso perché sono stato un codardo. Quindi dice: piuttosto vado incontro alla morte, che evitare la sorte in maniera così disdicevole. E poi, però, alla fine dice dentro di sé di fare più affidamento sul corno fattato che ha che nelle sue armi. Ci sono degli episodi in cui il valore dei cavalieri, la loro forza, riesce a far cambiare idea a dei signori e dei regnanti che li avevano prima sottovalutati, li avevano giudicati di poco valore e si ricredono anche dopo che questi cavalieri hanno fatto strage dei propri uomini, del proprio esercito in definitiva, a causa di malintesi o a causa di inganni, per esempio, perpetrati ai loro danni. E questo è uno dei casi. Quindi c'è Grifone, che è uno dei guerrieri cristiani che si trova a essere ospite, diciamo, presso la corte di questo re Norandino, e inizialmente però viene stimato come un uomo indegno, comunque un guerriero di poco conto, quando però avviene un episodio che fa cambiare idea al re, e avviene questo. Ma la virtù, che ai suoi spesso soccorre, gli fa po' Norandin trovar perdono. Il re, mentre al tumulto in dubbio corre, vede che morti già tanti ne sono. Vede le piaghe che di mande torre pareano uscite, un testimonio buono, che dianzi esso aveva fatto indegnamente vergogna a un cavalier tanto eccellente. Poi, come egli è più presso e vede in fronte quel che la gente a morte gli ha condutta, e fattosene avanti orribil monte, e di quel sangue il fosso e l'acqua brutta, gli avviso di veder proprio sul ponte Orazio sol contra Toscana tutta, e per suo onore e perché gliene increbbe, ritrasse i suoi, né gran fatica avebbe. Ed alzando la man nuda e senza arme, antico segno di tregua e di pace, disse a Grifon: non so se non chiamarmi d'avere il torto e dir che mi dispiace, ma il mio poco giudicio e l'istigarmi altrui cadere in tanto error mi face. Quel che di fare io mi credei al più vile, guerrier del mondo fatto al più gentile. E sebbene all'ingiuria e da quell'onta, ch'oggi fatta ti fu per ignoranza, l'onor che ti fai qui s'adegua e sconta, o per più ver dir supera e avanza. La soddisfazione ci sarà pronta, e tutto il mio sapere è mia possanza, quando io conosca di poter far quella per ora e per città e per castella. Chiedimi la metà di questo regno, che io son per fartene ogni possessore, che l'alta tua virtù non ti fa degno di questo sol, ma che io ti doni il core, e la tua mano in questo mezzo pegno che di fe mi dona e di perpetuo amore. Così dicendo, da cavallo scese e ver Grifon la destra mano stese. Quindi il re Norandino, dopo aver assistito a questa impresa stratosferica di Grifone che ha sconfitto centinaia di persone da solo, rivaluta, cioè valuta il suo valore e dice: io ti ho fatto torto, ti ho stimato un guerriero infimo quando invece sei il più forte. E dice: chiedimi qualunque cosa, anche il mio regno, ma accetta intanto questo segno, no? E gli offre la mano. Dopodiché Grifone diventa un grande amico del re. In seguito però avviene un altro episodio che mina un po' questa pace. Presso questa corte di Norandino era stata indotta una giostra, quindi uno scontro tra cavalieri, e in premio erano state date delle armi di grande valore, che erano state portate in dono al re. Alla corte di Norandino arrivano anche altri guerrieri, tra cui la guerriera Marfisa dell'Oriente. La guerriera Marfisa, giunta lì, riconosce quelle armi come le sue e le prende,
senza dir nulla a nessuno, le armi che erano state messe in palio per il vincitore e scappa via. E il re, allora offeso per questo grande scorno che gli viene fatto, per questa grande mancanza di rispetto, la insegue e gli vuole dare guerra, però alla fine, scoperto chi essa sia, le cose in qualche maniera si sistemano. Mie son l'arme, e in mezzo della via, che vien d'Armenia, un giorno le lasciai, perché seguire a pie mi convenia, un rubator che m'avea offesa assai, e la mia insegna testimone fia, che qui si vede, se notizia n'hai, e le mostrò nella corazza impressa, che era in tre parti una corona fessa. Lieve, rispose il re, che mi fur date, son pochi dì da un mercatante armeno, e se voi me l'aveste domandate, l'avreste avute, o vostre o no che sieno. Avvenga che a Grifon già lo donate, ho tanta fede in lui che non di meno, a ciò voi darla avessi anche potuto, volentieri il mio don avrei venduto. Non bisogna allargar per darmi fede, che vostre sien, che tengan vostra insegna. Basti il dirmelo voi, che vi si crede, più che a qual altro testimon convenga. Che vostre sien vostrarmi si concede, alla virtù di maggior premio degna. Or ve l'abbiate, più non si contenda, e Grifon maggior premio me ne prenda, da me prenda. Quindi praticamente Marfisa, solo nomando, cioè facendo il suo nome, fa conoscere al re che ella è la diretta, come dire, la legittima proprietaria di quelle armi, e Norandino non pretende di avere altre prove, ma solo la sua parola. Quindi le dona le armi e promette di dare a Grifone altro premio in cambio. Qui c'è un episodio durante la battaglia tra l'esercito cristiano e l'esercito saraceno, che poi dà origine a una vicenda che coinvolgerà anche Angelica e un guerriero saraceno che viene coinvolto. Questa vicenda coinvolge Rinaldo, il guerriero cristiano, e Dardinello, che è un nobile guerriero dell'esercito saraceno. E questa vicenda vede loro scontrarsi e vincere Rinaldo. Vide Rinaldo il segno del quartiero, di che superbo era il figliuol dal monte, e lo stimò gagliardo e buon guerriero, che concorrer d'insegna ardia col conte. Venne più appresso e gli parea più vero che aver d'intorno uomini uccisi o monte. Meglio è, gridò, che prima io svella e spenga questo mal germe, che maggior divenga. Dovunque il viso drizza il paladino, levasi ognuno e gli dà larga strada. Nemmeno sgombra il fedel che il saracino si riverita e la famosa spada. Rinaldo, fuor che Dardinel meschino, non vede alcuno e lui seguir non bada. Grida, fanciullo, gran briga ti diede, chi ti lasciò di questo scudo erede. Vengo a te per provar se tu m'attendi, come ben guardi il quartier rosso e bianco, che s'ora contra me non lo difendi, difender controllando il potrai manco. Rispose Dardinello, or chiaro apprendi, che s'io lo porto il so difendere anco, e guadagnar più onor che briga posso del paterno quartier candido e rosso. Perché fanciullo io sia non creder farme, però fuggire, o che il quartier ti dia, la vita mi torrai se mi tuoi l'arme, ma spero in Dio ch'anzi il contrario fia. Sia quel che vuol, non potrà alcun biasmarmi, che mai traligna la progenie mia. Così dicendo, con la spada in mano, assalse il cavalier da Montalbano. Un timor freddo tutto il sangue oppresse, che gli africani avean intorno al core, come vide Rinaldo che si messe con tanta rabbia incontro a quel signore. Con quanta andria un leon che al prato avesse visto un torel, che ancor non senta amore, il primo che ferì fu il saracino, ma picchiò in van sull'elmo di Mambrino. Rise Rinaldo e disse, io vo tu senta, se io so meglio di te trovar la vena. Sprona, e un tempo al destrier la briglia allenta, ed una punta con tal forza mena, d'una punta che al petto gli si appresenta, e gli fa apparire dietro alla schiena. Quella trasse, al tornar l'alma col sangue, di sella al corpo uscio fredde di sangue. Come purpureo fior languendo muore, che il vomero al passar tagliato lassa, o come carco di superbio muore, il papaver nell'orto il capo abbassa. Così giù della faccia ogni colore, cadendo d'Ardinel di vita passa. Passa di vita e fa passar con lui l'ardire le virtù di tutti sui. Quindi qui Rinaldo praticamente riconosce che Dardinello possiede uno scudo, che possiede, se non sbaglio, le insegne di Orlando, e quindi vuole sfidarlo per vedere se lui è degno di portare questo scudo, però prima gli dice di abbandonare perché Rinaldo sa di essere superiore. Dardinello, però, orgoglioso, dice: no, misurati con me, vedrai se sono degno di queste armi. Solo che Rinaldo lo sconfigge, lo trafigge con la spada,
e lo uccide. C'è questo bellissimo passaggio che dice come Fior languendo muore, che è molto poetico, no? Che si contrasta molto con l'azione violenta di prima. Quindi è bello perché Ariosto riesce in due, come dire, due strofe successive a combinare la violenza di uno scontro cavalleresco con una poesia quasi lirica, sublime. E comunque la morte di Dardinello, che è questo signore nobile dell'esercito saraceno, porta più a una vicenda che coinvolge Cloridano e Medoro, che sono due giovani che amavano il loro signore, questo Dardinello, e vanno poi per recuperare il suo cadavere sul campo di battaglia. E uno dei due, Medoro, viene poi salvato, viene poi diciamo scoperto dall'esercito cristiano e viene quasi ucciso, però poi viene salvato e incontra Angelica. Quindi poi si incrocerà con la storia di Angelica. Comunque, durante uno di questi combattimenti in cui i guerrieri sono coinvolti, uno dei due, che è il prossimo che dovrà avvenire nello scontro, offre all'avversario di riposarsi perché ne ha già sconfitti molti e vuole evitare che cada solo per via della stanchezza, ma l'altro non accetta questa offerta e anzi si scontrano. Con man fecenno di volere, in anti che facesse altro, alcuna cosa dire, e non pensando in si venir sembianti, che s'avesse una vergine a coprire, le disse: Cavaliero, ormai di tanti esser dei stanco, che hai fatto morire, e se io volessi, più di quel che sei, stancarti ancor di scortesia farei. Che ti riposi insin al giorno nuovo, e domani torni in campo, ti concedo. Non mi fia onor se teco oggi mi provo, che travagliato e lasso esser ti credo. Il travagliare in armi non m'è nuovo, né per sì poco alla fatica cedo, disse Marfisa, e spero che a tuo costo io ti farò di questo a veder tosto. Quindi il cavaliere in questione era Marfisa, che era sotto spoglie, diciamo, sotto armatura, quindi era riconoscibile in quanto donna, e il suo avversario, che è Guidone Selvaggio, un fortissimo cavaliere, la invita, il cavaliere che è, insomma, il suo avversario, a riposarsi per affrontare la battaglia il giorno dopo. Ma Marfisa, orgogliosa del suo valore, dice: non sono nuova a queste battaglie, anzi, non ho ancora perso tutto il mio vigore. In seguito, però, Marfisa, combattendo contro Guidone, si accorge che il suo avversario è molto più forte dei nove guerrieri che l'hanno preceduta, diciamo, con cui si è scontrata prima, e che quindi dopo tutto riposarsi non le avrebbe fatto poi così male prima di affrontare la battaglia. Ragionando tra sé, dice a Marfisa: buon fu per me che costui non si mosse, che andava a rischio di restarne uccisa, se dianzi stato coi compagni fosse, quando io mi trovo appena a questa guisa, di potergli star contro alle percosse. Così dice Marfisa, e tutta volta non resta di menar la spada in volta. Buon fu per me, dice a quell'altra ancora, che riposar costui non ho lasciato. Difendermi ne posso a fatica ora, che della prima pugna è travagliato. Se fino al nuovo dì faccia dimora, a ripigliar vigor che sarìa stato. Ventura è Dio quanto io possa aversi, che non volesse tor quel ch'io gli offersi. Quindi, da una parte, Marfisa è contenta di averla affrontato per ultimo e non per primo, perché altrimenti non sarebbe riuscita a sconfiggere gli altri. E Guidone è contento che lei non abbia accettato di riposarsi perché altrimenti, nel pieno delle sue forze, l'avrebbe forse sconfitto facilmente. Ariosto è solito lodare molto le donne. Infatti, lui inizia l'opera con le donne, i cavalieri, l'arme e gli amori, quindi le donne vengono al primo posto. E infatti, in mille occasioni, lui loda i loro valori, le loro virtù. Questo canto comincia proprio così, dice: le donne antiche hanno mirabil cose fatto nell'arme e nelle sacre muse, e di loro opere belle e gloriose, gran lume in tutto il mondo si diffuse. Arpalice e Camilla son famose, perché in battaglia erano esperte ed use. Salfo e Corinna, perché furon dotte, splendono illustri e mai non vengono notte. Non vengono notte. Le donne son venute in eccellenza di ciascuna arte, ove hanno posta cura, e qualunque all'istoria abbia avvertenza, ne sente ancor la fama non oscura. Se il mondo ne è gran tempo stato senza, non però sempre il mal in flusso dura, e forse ascosi an lor debiti onori l'invidia al non saper degli scrittori. Ben mi par di veder ch'al secol nostro tanta virtù fra belle donne emerga, che può dare opra carte ad inchiostro, perché nei futuri anni si disperga, e perché odiosi lingue il mal dir vostro con vostra eterna infamia si sommerga. E le lor lode appariranno in guisa che di gran lunga avanzeranno Marfisa.
Quindi dice, sia nelle antichità si sono viste esempi di grande valore, di grande virtù tra le donne, che sono state anche cantate dai poeti, e anche nella modernità. E dice che se spesso queste virtù, queste vicissitudini non sono venute alla luce, è stata per ignoranza o per malignità degli scrittori. C'è una serie di vicende che coinvolgono un personaggio che è una vecchia, lo dico anche in senso dispregiativo perché è un personaggio estremamente negativo. Non è solo brutta e vecchia, ma è anche malvagia, trama inganni ai danni di tutti. È un personaggio terribilmente negativo, estremamente negativo, che si chiama Gabrina e che diversi personaggi, diversi cavalieri o dame o personaggi, insomma, si passano come un testimone e chiunque se la trova appresso subisce i suoi inganni, le sue azioni malvagie. In particolare, in questo passaggio ci sono Marfisa, la guerriera dell'Oriente, fortissima, che ha con sé Gabrina e ha deciso di proteggerla, di difenderla, e si viene a scontrare con Zerbino, che è un altro guerriero, che inizialmente si prende gioco di Gabrina per il suo aspetto brutto, oltretutto ingembrata, vestita con abiti eleganti che la fanno apparire ancora più ridicola. E quindi c'è questo scambio di battute tra Marfisa e Zerbino. Non poté ancor che Zerbin fosse irato, tener vedendo quella vecchia il riso, che gli parea dal giovanile ornato troppo diverso il brutto antico viso. E da Marfisa, che le venia a lato, disse: Guerriere, tu sei pien d'ogni avviso, che da Migella di tal sorte guidi, che non temi trovar chi te la invidi. Avea la donna, se la crespa buccia può darne indicio più della sibilla, e parea così ornata una bertuccia, quando per muove il riso alcun vestilla, ed ora più brutta par che si corruccia, e che dagli occhi l'ira le favilla, ch'a donna non si fa maggior dispetto che quando vecchia brutta le vien detto. Mostrò turbarsi l'inclita donzella, per prenderne piacere come si prese. Rispose a Zerbin, mia donna è bella, per Dio, via più che tu non sei cortese, come ch'io creda che la tua favella da quel che sente l'animo non scese. Tu fingi non conoscere sua beltade, per escusarla tua somma viltade. E chi saria quel cavalier che questa, si giovane si è bella, ritrovasse, senza più compagnia nella foresta che di farla sua non si provasse. Sì ben, disse Zerbin, teco s'assesta, che sia mal ch'alcun te la levasse. Ed io per me non son così indiscreto che te ne privi mai, stanne pur lieto. Se in altro conto aver vuoi a far meco, di quel ch'io vaglio son per farti mostra, ma per costei non mi tenersi cieco e solamente far voglia una giostra. O brutta o bella sia, restisi teco. Non vo' partir tanta amicizia nostra, vostra. Ben vi siete accoppiati, io girerei, com'ella è bella, tu gagliardo sei. Soggiunse a lei Marfisa, a lui Marfisa, al tuo dispetto di levarmi costei provar conventi. Non vo' patir, con sì leggiadro aspetto abbi veduto, guadagnar non tenti. Rispose a lei Zerbin, non so che effetto l'uomo si metta a periglia e si tormenti, per riportarne una vittoria poi, che giovi al vinto e al vincitore a noi. Se non ti par questo partito buono, te ne do un altro e ricusar non dei, disse a Zerbin Marfisa, che se io sono, ho vinto da te, m'abbia a restar costei. Ma se io te vinco, a forza te la dono. Dunque proviam chi dè star senza lei. Se perdi, converrà che tu le faccia compagnia sempre, ovunque andar le piaccia. Quindi Marfisa, nonostante sia consapevole che Gabrina è brutta, no? È brutta d'aspetto, è vecchia, offesa dall'insinuazione, insomma, dal modo un po' irriverente di Zerbino, dice: in verità tu sei invidioso e la vorresti avere con te perché è bella e qualunque cavaliere la vorrebbe avere, no? E Zerbino dice: guarda, no, neanche per sogno, tienitela, se vuoi scontrarti con me va bene, ma non lo farò certo per avere l'onore di far compagnia a questa donna così brutta, no? Allora Marfisa dice: no, adesso non puoi più tirarti indietro, ci scontreremo e il patto sarà che chi perderà dovrà tenere questa gabrina con sé. E quindi, come prevedibile, Zerbino perderà contro Marfisa e sarà costretto a portarsi dietro questo fardello. Tra le varie cose, anche Rodomonte, il re d'Algeri che aveva assaltato le mura di Parigi e che era entrato dentro la città e aveva fatto danni indicibili, si viene a scontrare anche più volte con gli altri cavalieri, in particolare con Ruggero, Rinaldo, Orlando e così via. In questa occasione viaggia da solo e incontra una serva, diciamo, una donzella,
che porta al cavallo di Ruggero, che aveva l'incarico di portare il cavallo a Ruggero, che si trovava altrove. E qui Rodomonte la incontra e, saputo di chi era il cavallo, se lo prende per proprio orgoglio, diciamo, per proprio gusto. A mezzogiorno, nel calar d'un monte, in una stretta e malagevol via, si venne ad incontrar con Rodomonte, carmato un piccol nano a piè seguia. Il moro alzò ver lei l'altiera fronte e bestemmiò l'eterna gerarchia. Poiché sì bel destrier, sì bene ornato, non avea in man d'un cavalier trovato. Avea giurato che il primo cavallo, torria per forza, che tra via incontrasse. Or questo è stato il primo, e trovato allo, più bello e più per lui che mai trovasse. Ma torna una donzella gli par fallo, che pura e pura gogna averlo, in dubbio stasse. Lo mira, lo contempla e dice spesso: «Deh, perché il suo signor non è con esso?» «Deh, ci fosse egli», gli rispose il palca, «che ti faria cangiar questo pensiero. Assai più di te val chi lo cavalca, né lo pareggia al mondo altro guerriero. Chi è?» le disse il moro, «che si calca l'onore altrui», rispose ella: «Ruggero». E quel soggiunse: «Adunque il destrier voglio, poiché a Ruggier sì gran campion lo toglio. Il qual se verrà, se sarà ber, come tu parli, che sia sì forte, e poi di ogni altro vaglia, nonché il destrier, ma la vettura darli converrammi, e il suo arbitro fia la taglia, che Rodomonte io sono, ed a narrargli. E che seppur vorrà meco battaglia, mi troverà, comunque io vada o stia, mi fa sempre apparir la luce mia». Quindi Rodomonte chiede a questa donzella, che si chiama Ippalca, perché vada senza cavaliere, e lei risponde perché il suo proprietario è un guerriero che non appare su questa terra, che è Ruggero. Al che Rodomonte, saputolo, conoscendo Ruggero, dice: «Allora, a maggior ragione lo voglio, e se Ruggero vorrà scontrarsi con me, saprà dove trovarmi, perché ovunque io vada lascio il segno, cioè la mia luce brilla». Rodomonte, ovunque, in qualunque sua apparizione, non manca mai di bestemmiare tutti i santi del paradiso, tutta l'eterna gerarchia, come viene detto. Un altro scontro epico che avviene è quello tra Mandricardo, che è un guerriero pagano, e Orlando, ovviamente, che è il campione dell'esercito cristiano. Mandricardo giura di non usare altra arma al di fuori della spada di Orlando, Durindana, e per questo lo va cercando in lungo e largo. E Mandricardo è stato capace, in un'impresa precedente, di sconfiggere moltissimi nemici usando solo un'asta tronca, quindi un'asta che si era spezzata, e lui l'ha usata a mo' di mazza per sconfiggere moltissimi nemici. E qui si viene a scontrare con Orlando. Ho sacramento di non cinger spada finché io non tolgo Durindana al conte, e cercandolo vo' per ogni strada, a ciò più d'una posta meco sconte. Lo giurai, se di intenderlo t'aggrada, quando mi posi quest'elmo alla fronte, il qual con tutte le altre arme ch'io porto era dettor, che già 1000 anni è morto. La spada sola manca alle buone arme, come rubata fu, non ti so dire, or che la porti il paladino Parme, e di cui vien che egli ha sì gran ardire. Ben penso che con lui possa accozzarmi, fagli il martorto ormai restituire. Cercolo ancor che vendicar disio il famoso Agrican, genitor mio». Orlando a tradimento gli die morte, ben so che non poteva farlo altrimenti. Il conte più non tacque, gridò forte: «E tu, e qualunque il dice, se ne mente, che quel che cerchi ti è venuto in sorte. Io sono Orlando, e uccisi il giustamente, e questa è quella spada che tu cerchi, che tua sarà se con virtù la merchi. Quantunque sia debitamente mia, tra noi per gentilezza si contenda. Ne voglio in questa pugna che egli sia più tua che mia, ma un arbore s'appenna. Levala tu di veramente via, s'avvien che tu m'uccida o che mi prenda». Così dicendo, Durindana prese, e in mezzo al campo a una arbuscella appese. Quindi Orlando, venendo sfidato così apertamente, dice: «Ah sì, tu accusi me di qualcosa di ingiusto, mi accusi di essere stato vile, di aver ucciso qualcuno a tradimento. Allora si verrà adesso tra noi chi merita di più questa spada», e decide di metterla in palio al vincitore. Questo è il canto 23esimo, che significa che è il canto in cui avviene la follia di Orlando. Ve l'anticipo, ve la spiego, e poi vi leggerò tutto il seguito di questo canto integralmente, perché qui si raggiunge il culmine forse dell'epicità. Essenzialmente Orlando, dopo un episodio, sia Mandricardo che Orlando vanno via per separate strade. Orlando va a cercare Mandricardo per giorni, ma non lo trova. Ma a un certo punto giunge nel posto dove Angelica e Medoro, Angelica la sua promessa sposa, diciamo compagna, e Medoro, che era un guerriero saraceno che era scampato alla morte
per un soffio era stato salvato in pratica da Angelica, e poi i due si erano innamorati, quindi erano diventati una coppia, si erano dichiarati l'un l'altra. Orlando giunge nel posto in cui loro si recavano spesso e che, dove avevano inciso i loro nomi ovunque. Questo è un passaggio notevole, un passaggio molto famoso, in cui Orlando legge i loro nomi scritti ogni parte, si rende conto di essere stato tradito e man mano che apprende sempre più della loro vicenda, più monta l'ira dentro di sé finché questa non esplode e scatena la sua pazzia. Quindi tutto quello che segue è l'apice dell'indagine, se vogliamo, della follia, ecco, il modo in cui si scatena la follia, e quindi merita di essere letto dall'inizio alla fine. Volgendosi ivi intorno, vide scritti molti arbuscelli in sull'ombrosa riva, tosto che fermi v'ebbe gli occhi e fitti, fu certo esser dimandi la sua diva. Questo era uno di quei luoghi già descritti ove sovente con Medor veniva, da casa del pastore, indi vicina, la bella donna del Catai regina. Angelica e Medor con 100 nodi legati insieme, in 100 lochi vede. Quante lettere son, tanti son chiodi, coi quali amore il cor gli punge fiede. Va col pensier cercando in 1000 modi, non creder quel che al suo dispetto crede. Ch'altra Angelica sia, a credersi sforza, ch'abbia scritto il suo nome in quella scorza. Poi dice: conosco io pur queste note, di tal io ne ho tante vedute lette. Finger questo Medoro ella si puote, forse ch'a me questo cognome mette. Con tali opinion del ver remote, usando fraude a se medesmo stette, nella speranza al malcontento Orlando, che si seppe a se stesso ir procacciando. Ma sempre più raccende, più rinuova, quanto spegne più cerca il rio sospetto, come l'incauto agel che si ritrova in ragno o in visco, aver dato di petto. Quanto più batte l'ale, più si prova di disbrigar, più vi si lega stretto. Orlando viene, ovvi si incurva al monte, a guiso d'arco, in su la chiara fonte. Aveano in sull'entrata il luogo adorno, con piedi storti e delle vite erranti. Quivi soleano al più cocente giorno stare abbracciati i due felici amanti. V'aveano i nomi lor dentro ed intorno, più che in altro dei luoghi circostanti, scritti qual col carbone o qual col gesso e qual con punte di coltelli impresso. Il mesto conte a pie quivi discese, e vide in sull'entrata della grotta parole assai che di sua man distese, Medoro avea, che parean scritte a lotta. Del gran piacer che nella grotta prese, questa sentenza in versi avea ridotta, che fosse culta in suo linguaggio io penso, ed era nella nostra tal il senso. Liete piante, verdi erbe, limpide acque, spelunca opaca e di fredde ombre grata, dove la bella Angelica che nacque di Galafron, da molti invano amata, spesso nelle mie braccia nuda giacque. Della comodità che qui m'è data, io povero Medor ricompensarvi, d'altro non posso, che d'ognor lodarmi. E di pregare ogni signora amante e cavalier damigelle, ognuna persona o paesana o viandante, che qui sua volontà meni o fortuna, ch'all'erbe, all'ombre, all'antro, al rio, alle piante, dica benigno abbiate e sogni luna, e delle linfe il coro che proveggia, che non conduca a voi pastor mai greggia. Era scritto in arabico che il conte intendea così ben come il latino, fra molte lingue, molte ch'avea pronte, prontissima avea quella il paladino, e gli schivò più volte danni ed onte. Che si trovò tra il popolo saracino, ma non si vanti se già n'ebbe frutto, cun danno ornà, che può scortargli il tutto. 3 volte 4 e 6 lesse lo scritto, quello infelice, e pur cercando invano che non vi fosse quel che v'era scritto, e sempre lo vedea più chiaro e piano, ed ogni volta il mezzo il petto affitto, stringersi il cor sentia con fredda mano. Rimase al fin con gli occhi e con la mente fissi nel sasso, al sasso indifferente. Fu allora per uscir dal sentimento, se tutto in preda del dolor si lassa. Credete a chi ne ha fatto esperimento, che questo è il duol che tutti gli altri passa. Caduto gli era sopra il petto il mento, la fronte priva di ballanza e bassa. Né poté avere, che il duol lo occupò tanto, alle querele voce, umore al pianto. L'impetuosa doglia entro rimase, che volea tutta uscir con troppa fretta. Così veggian restar l'acqua nel vase, che largo il ventre e la bocca abbia stretta. E nel voltar che si fa in tutta la base, l'umor che vorrà uscir tanto s'affretta, e nell'angusta via tanto s'intrica, che a goccia fuori esce a fatica. Poi torna in sé alquanto e pensa come possa esser che non sia la cosa vera, che voglia alcun così infamare il nome della sua donna, e crede, brama e spera. O gravar lui l'insopportabil some, tanto di gelosia che se ne spera, e abbia quel, sia che si voglia stato, molto la man di lei ben imitato.
In così poca, in così debol speme, sveglia gli spiriti e li rinfranca un poco. Indi al suo briglia d'oro il dosso preme, dando già il sole alla sorella loco. Non molto va, che delle vie supreme dai tetti uscir vede il vapor del fuoco. Sente cani abbaiar, mugiar, armento, vieni alla villa e piglia alloggiamento. Languido smonta e lascia briglia d'oro a un discreto garzon che ne abbia cura. Altri disarma, altri gli sproni d'oro li leva, altri a forbir va l'armatura. Era questa la casa, ove Medoro, giacque ferito e vebbe alta avventura. Corcarsi Orlando e non cenar domanda, di dolor sazio e non d'altra vivanda. Quanto più cerca ritrovar quiete, tanto ritrova più travaglio e pena, che dell'odiato scritto ogni parete, ogni uscio, ogni finestra vede piena. Chiederne vuol, poi tien le labbra quiete, che teme non si far troppo serena. Troppo chiara la cosa che di nebbia cerca offuscar, perché men nuocer debbia. Poco gli giova usar fraude a se stesso, che senza domandarne è chi ne parla. Il pastor che lo vede così oppresso da sua tristizia e che vorrà levarla, l'istoria nota a sé che dice spesso di quei due amanti e chi volle ascoltarla, che a molti dilettevoli fa udire e gli incominciò senza rispetto a dire. Commesso a preghi d'angelica bella, portato avea Medoro alla sua villa, che era ferito gravemente, che ella curò la piaga e in pochi dì guarilla, ma che nel cor d'una maggior di quella lei ferì amore e di poca scintilla, l'accese tanto e sì cocente fuoco che n'ardea tutta e non trovava loco. E senza aver rispetto che ella fusse, figlia del maggior re ch'abbia il Levante, da troppo amor costretta si condusse a farsi moglie d'un povero fante. All'ultimo l'istoria gli condussi, cor si ridusse, che il pastor fe a portar la gemma innante, ch'alla sua di partenza per mercede del buon albergo Angelica gli diede. Questa conclusione fu la sicure, che il capo a un colpo gli levò dal collo, poiché di innumerabili battiture si vede il manigoldo amor satollo. Celar si studia Orlando il duolo, eppure quegli fa forza e male a scender, male a sconder pollo. Per lacrime e sospir da bocche ed occhi convien voglia o non voglia al fin che scocchi. Poi che allargare il freno al dolor puote, che resta solo e senza altrui dispetto, giù dagli occhi, rigando per le gote, sparge un fiume di lacrime sul petto. Sospira e geme, va con spesse ruote, di qua di là, tutto cercando il letto, e più duro che un sasso e più pungente che se fosse d'urticca se lo sente. Intanto aspro travaglio gli soccorre, che nel medesimo letto in che giacea, l'ingrata donna venutasi a porre, col suo drudo più volte esser doveva. Non altrimenti, or quella piuma borre, né con minor prestezza se ne leva, che dell'erba il villan che si era messo per chiudere gli occhi e vegga il serpe appresso. Quel letto, quella casa, quel pastore, immantenente in tant'odio gli casca, che senza aspettar luna o che l'arbore, che va dinanzi al nuovo giorno nasca, piglia l'arme, il destriero, ed esce fuori, per mezzo il bosco alla più scura frasca. E quando poi gli avviso d'esser solo, con gridi ed urli apre la porta al duolo. Di pianger mai, mai di gridar non resta, nella notte, nel dì si dà mai pace. Fugge cittadi e borghi, e alla foresta, sul terren duro al discoperto giace. Di sé si meraviglia che abbia in testa una fontana d'acqua sì vivace, e come sospirar possa mai tanto, e spesso dice a sé così nel pianto. Queste non son più lacrime che fuori stillo dagli occhi cor si larga vena. Non suppliron le lacrime al dolore, finir ch'a mezzo era il dolore appena. Dal fuoco spinto ora il vitale umore fugge per questa via ch'agli occhi mena, ed è quel che si versa e trarrà insieme e il dolore e la vita allora estreme. Questi che indizio fan del mio tormento, sospir non sono, né i sospir son tali. Quelli hanno tregua talor, io mai non sento che il petto mio men la sua pena esali. Amor che marde il cor fa questo vento, mentre gli batte intorno al fuoco l'ali. Amor, con che miracolo lo fai, che in fuoco il tenghi e non consumi mai. Non son, non sogno quel che paio in viso, quel che era Orlando è morte ed è sotterra. La sua donna ingratissima l'ha ucciso, sì, mancando di fe gli ha fatto guerra. Io sono lo spirito suo, da lui diviso, che in questo inferno tormentando si erra. A ciò con l'ombra sia che sola avanza, esempio che in amor spe pone speranza. Pel bosco errò tutta la notte il conte, e allo spuntar della diurna fiamma, lo tornò al suo destin sopra la fonte, dove Medoro esculse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte, l'accese sì, che lui non restò dramma. Che non fosse odio, rabbia, ira e furore, né più indugiò, che trasse il brando fuori. Tagliò lo scritto, il sasso, e sino al cielo, a volo alzar fe le minute schegge. Infelice quell'antre d'ogni stelo, in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quel dì,
Combra né gelo, a pastor mai non daran più né a gregge, e quella fonte, già sì chiara e pura, da con tanta ira fu poco sicura. Che rami e ceppi e tronchi, sasse e zolle, non cessò di gettar nelle bell'acque, finché da somma dimo si turbolle, che non fu mai più chiare né monde. E stanco al fin di sudor molle, poiché la lena vinta non risponde, allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, cade nel prato e verso il ciel sospira. Afflitto e stanco, al fin cade nell'erba, e ficca gli occhi al cielo e non fa motto, senza cibo e dormir così si serba, che il sole esce 3 volte e torna sotto. Di crescere non cessò la pena acerba, che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. Il quarto dì, da gran furor commosso, e maglie e piastre si stracciò di dosso. Qui riman l'elmo e là riman lo scudo, lontan gli arnesi e più lontan lo sbergo. L'armi sue tutte, insomma vi concludo, avea pel bosco differente albergo. E poi si squarciò i panni, mostrò ignudo l'ispido ventre, tutto il petto e il terco, e cominciò la gran follia sì orrenda che della più non sarà mai chi intenda. In tanta rabbia, in tanto furor venne, che rimase offuscato in ogni senso. Di tor la spada in mano gli sovvenne, che fatti avria mirabili cose, penso, ma né quella, né scure, né bipenne, era bisogna al suo vigore immenso. Qui vi fe ben delle sue prove eccelse, ch'un alto pino al primo crollo svelse, e svelse dopo il primo altri parecchi, come fossero finocchi, eboli o aneti, e fel simil di querce ed olmi vecchi, di faggi, d'orni, d'ilice ed abeti. Quel che un uccellator, che s'apparecchi il campo mondo, fa per por le reti, de giunchi e delle stoppie e dell'ortiche, facea de cerri ed altre piante antiche. I pastor, che sentito hanno il fracasso, lasciando il greggio sparso alla foresta, chi di qua, chi di là, tutti a gran passo, vi vengono a veder che cosa è questa, ma son giunto a quel segno, il qua sio passo, i potria la mia storia esser molesta. Ed io la vo' piuttosto a differire che v'abbia per lunghezza infastidire. Quindi così conclude il 23° canto e si conclude la metà dell'opera. Quindi io non vi proporrò altri brani dal seguito, vi dirò soltanto che da qui in poi continuano le vicende dei vari cavalieri, di Orlando, a questo punto impazzito, quindi Orlando vaga per l'Europa, per l'Africa, per altre terre, seminando terrore. E creando distruzione, scontrandosi a volte anche coi cavalieri che però non lo riconoscono perché ormai è abbruttito dalla furia, è ridotto a un bruto, veramente a un mostro privo di ragione e di intelletto. E tra i cavalieri dell'esercito cristiano c'è Astolfo che in sella all'ippogrifo raggiungerà poi il monte del paradiso terrestre in missione, dal quale si partirà. Insieme all'Evangelista Giovanni, mi sembra, verso la luna, dove recupererà il senno di Orlando in un'ampolla. Lo porterà sulla terra e riuscirà a far tornare Orlando in senno, quindi fargli tornare la ragione. E poi la vicenda si conclude con la sconfitta di Rodomonte da parte di Ruggero. Finalmente cioè Rodomonte riesce a incontrare Ruggero dopo 1000 vicende. Si combattono, si affrontano ferocemente e Ruggero sconfigge Rodomonte e la vicenda si chiude così. Però ho scelto di non portarvi altri brani tratti dalla seconda metà perché comunque la vicenda, cioè la cosa se no sarebbe andata avanti per ore. Comunque spero che questi brani vi siano piaciuti. L'Orlando Furioso è un'opera che va letta assolutamente, è un'opera straordinaria, è epica, è iperbolica nelle varie vicende, come spero di avervi dato esempio in questi brani. È anche divertente, c'è un intero canto che è sostanzialmente una novella, come una novella del Decameron di Boccaccio, e quindi è tutta, come dire, goliardica, no? Molto, molto simpatica, molto divertente. Quindi io dico, l'Orlando Furioso è un'opera che va letta integralmente, ribadisco, è la mia opera preferita nella letteratura italiana, nonostante riconosca che la Divina Commedia di Dante è la più importante. E riconosca tanto il primato come più grande poeta della lingua italiana, resto convinto che l'Orlando Furioso sia l'opera migliore. E quindi con questo vi saluto, spero di avervi incuriosito alla cosa. Io scrissi tempo fa un articolo per il mio blog che si chiama proprio Orlando Furioso, di cui lascerò magari un link nella descrizione se mai volete dargli un'occhiata, qualora i brani che vi ho selezionato per voi non vi abbiano convinto ancora a leggere l'opera integralmente. E con questo vi saluto, arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!